Vabbè, cioè, la fortuna dello streaming è che anche chi non c'è adesso ci sarà fra poco, potrà rivedersi le cose che non ha sentito in diretta. Allora, prima di passare al tema degli ecomusei, volevo fare con voi una piccolissima riflessione sempre sui distretti, da un altro punto di vista, e che però mi sembra particolarmente utile alla luce della chiacchierata che abbiamo impostato oggi. Sempre perché mi piacciono le definizioni, voglio ricordarvi che il termine distretto culturale deriva da distretto industriale, cioè l'Italia ha, almeno nella storia dell'impresa italiana, è una storia di distretti industriali, cioè una storia di piccole imprese, o in alcuni casi medio piccole imprese, quindi siamo nell'ambito delle PMI, ma sempre più spesso nell'ambito delle micro imprese, che hanno costituito distretti tipologici in modo naturale in alcune zone del nostro paese. Quindi è proprio il tessuto del nostro paese che dal punto di vista produttivo e dell'economia della produzione è un tessuto di distretti industriali o di distretti artigianali tipici. Non so, pensate all'industria conciaria nel Fiorentino, piuttosto che all'industria del vetro tra Empoli e Pisa. Io penso alla Toscana, che è quella che conosco meglio. Però ci sono tantissimi distretti che in Italia si sono costituiti naturalmente aggregando imprese che facevano più o meno le stesse cose, perché in quel posto lì si sapevano fare meglio che in altri luoghi, insomma. Quindi, e di solito hanno scala, come dicevo, piccola, medio piccola o piccolissima, non sono mai grandi imprese. Penso ai distretti del mobile in Veneto, piuttosto che esiste un'associazione nazionale dei distretti industriali, che è un'associazione che si occupa, no, dello studio e della mappatura di questi distretti nel contesto italiano, ma è diciamo la spina dorsale che ha determinato lo sviluppo del nostro paese, soprattutto negli anni del dopoguerra fino ad arrivare agli ultimi anni. Sappiamo che diciamo, l'allargamento dei mercati e lo spostamento delle produzioni in altri luoghi del pianeta dove sono più convenienti ha un po' modificato questo tessuto. Il tessuto industriale italiano, il conciario non esiste quasi più, se non in produzione di altissima qualità, di altissima gamma. E quindi alcuni di questi distretti sono cessati proprio perché è cessata la produzione all'interno del nostro contesto nazionale di quello che è stato conveniente fino a un certo periodo, che poi non è più stato conveniente, almeno in termini di produzione. Però è abbastanza, a mio modo di vedere, curioso riflettere, per chiudere il discorso di prima, sulle similitudini, ovvero sia il contesto dei musei italiani è un contesto, come abbiamo visto, di musei piccoli, medio piccoli o piccolissimi. Il contesto delle imprese italiane è un contesto di piccole e medie imprese, a volte microimprese, perché è la scala del nostro paese che è fatta così. Cioè, i 9.000 comuni italiani non sono comuni di grandi dimensioni, sono per lo più comuni inferiori ai 10.000 abitanti, ok? I comuni superiori ai 10.000 abitanti non sono moltissimi, quelli superiori ai 100.000 sono ancora meno. Ecco, questi ordini di grandezza sono ordini di grandezza che caratterizzano il nostro paese, quindi che caratterizzano, oltre che l'impresa, anche gli istituti della cultura. Riflettere su queste caratteristiche significa impostare una riflessione anche un po' più specifica nell'ambito dei campi d'azione che andiamo a definire quando cerchiamo di costruire, a partire magari da un distretto industriale, perché no, anche un distretto culturale o viceversa, o andiamo a costruire un distretto culturale che però possa tener conto delle caratteristiche tipiche dell'impresa che sul territorio insiste. Ecco, questi sono elementi, a mio modo di vedere, essenziali per la costruzione di uno sviluppo che sia un po' più strategico e che quindi deriva da una consapevolezza per il territorio un po' più radicata. Consapevolezza che si radica ancora di più se andiamo a lambire
un mondo che abbiamo, che è quello che abbiamo anticipato nella presentazione iniziale, nato attorno a alcune riflessioni dei primi anni 70, il termine ecomuseo alla mia età, cioè io sono nato nel 1971, e Riviere e De Varina hanno coniato il termine ecomuseo nel 1971, per cui è piuttosto in là con gli anni, diciamo è di mezza età, una volta si diceva così. Però è un concetto che fortunatamente alla luce delle riflessioni che abbiamo fatto fino adesso e del tema dell'allargamento, insomma, della riflessione dal museo al territorio, inizia ad avere una valenza ancora più importante, ancora più strategica oggi. Perché? Perché avvia una riflessione, come sicuramente sapete, ma vale la pena ricordarlo, che non pensa al museo come al luogo delle cose, così come l'abbiamo concepito nella cultura occidentale, ma pensa che sostanzialmente il museo non sia tanto quello che sta all'interno delle mura del museo, ma tutto ciò che sta all'esterno di queste mura. Cioè, sembra paradossale nell'assunto, no? Ma è l'idea che siano i saper fare dei cittadini di un determinato territorio l'oggetto vivente che può determinare effettivamente delle strategie di sviluppo a partire dal patrimonio culturale, ovvero sia è una forma di musealizzazione che parte dall'idea che siano i saper fare della comunità attiva sul territorio o detenuti dalla comunità attiva sul territorio, ma non più attivi, semplicemente i ricordi o i saper fare che non si manifestano più nella vita quotidiana, ma che sono legati a eventi precedenti, alla comunità NATO, che siano poi concretamente ed effettivamente la base di un'attività di musealizzazione effettiva che sappia poi incidere nella quotidianità e possa determinare degli orizzonti di sviluppo a partire dal sapere, dalla conoscenza. Come vi ho scritto qui, è un sistema che da un lato racconta tutto ciò che riguarda la vita, cioè tutto ciò che è in atto, come dicevo prima, e che si propone come mezzo attraverso il quale si passa dal concetto di bene culturale al concetto di patrimonio, che è una cosa diversa, sostanzialmente diversa. Perché, come abbiamo detto prima, nel concetto di patrimonio c'è il concetto di eredità, no? C'è l'idea, no, di aver ricevuto qualcosa da qualcun altro e che sia il compito di mettere a frutto, insomma. Secondo, l'idea che si aggiunga al museo, cioè al luogo di conservazione delle cose e al luogo di qualche modo di interpretazione delle cose, una dimensione sociale ancora più forte, capace di raccontare, come vi ho scritto, l'ambiente, la storia, la cultura, i paesaggi, le attività e la società nella quale quelle cose hanno preso forma, beh, effettivamente dà uno slancio alla riflessione che abbiamo costruito anche nelle ore precedenti, diversa e sicuramente, a mio modesto modo di vedere, più efficace. E poi l'idea che non ci si concentri più esclusivamente solo sul visitatore esterno, ma come avviene per l'ecomuseo, è il cittadino che sta al centro dell'attività di riscoperta dei saperi. E quindi il visitatore, come si diceva prima, entra in contatto con una dimensione che è la dimensione della cultura vivente. Di solito la cultura vivente è una cultura che si manifesta ed è implosa in quanto naturale all'interno della comunità che la detiene, che non ha bisogno di accorgersi che sia cultura, perché fa parte della sua quotidianità, il saper fare, la lingua, il modo di condurre la vita quotidiana, di costruire, di mettere le cose insieme, il suo rapporto con l'ambiente, come ha modificato il paesaggio per determinare la sua economia.
sono tutte questioni sulle quali non è che noi nel momento in cui facciamo e le facciamo ci mettiamo a riflettere, nel momento in cui facciamo, sistemiamo il muretto di un terrazzamento, non è che stiamo pensando che così facevano anche i greci, è semplicemente parte della nostra storia e quindi è qualcosa che noi facciamo perché sappiamo di doverlo fare. Riuscire a esplodere questi concetti, a farli diventare invece patrimonio, significa far sì che possono essere trasmessi, possono essere comunicati, possono diventare tema di racconto e quindi di narrazione e quindi possono essere condivisi e che ci si trovi sulla base di un orizzonte comune a partire di quello, da quello che c'è ancora e da quello che si sa rispetto a quello che c'è ancora, riconnettendolo a quello che non c'è più oppure alle testimonianze di ciò che non è più presente e che però possiamo ritrovare all'interno dei musei. Quindi l'idea è quella di far convivere nello stesso vagone del treno. Vi ricordate quando i treni avevano ancora i compartimenti? No? Il compartimento era divertente perché a me piaceva dividere le persone a seconda di dove si sedevano, se si sedevano dando le spalle al futuro o se si sedevano invece guardandolo al futuro. Se dalle spalle del futuro guardi solo quello che ti passa davanti agli occhi, ma guardando verso ciò che è già passato, no? Da questo momento in poi indietreggiando nel tempo. Chi si siede dall'altra parte invece fa uno sforzo diverso, non guarda quello che sta passando, ma guarda quello che arriva. Ecco, credo che quello sia un po' una metafora interessante per capire che cosa vuol dire connettere il museo all'ecomuseo, connettere i saperi consolidati ai saperi in atto e capire che gli aspetti della vita quotidiana, materiali e immateriali, ma anche dei luoghi che la rendono possibile e dei territori della cultura che li ha generati possono essere essenziali e funzionali per rimettere in circolo anche i saperi legati al passato. Ecco, io ho avuto una grande fortuna perché stiamo lavorando tanto su questi temi e ho avuto proprio la fortuna di potermi confrontare con Hugues de Varine, che è stata la persona che ha inventato, in qualche modo teorizzato per primo questi concetti, e lui mi diceva che nella sua idea, anzi lui mi ha detto una cosa che mi colpì molto, dice: ma io odio i musei. E questo signore è stato direttore generale di Icomondiale, per cui insomma diciamo, una delle personalità più autorevoli del mondo museale internazionale, diceva: odio i musei quando sono concepiti come degli obitori, quando gli oggetti perdono la loro funzione e sostanzialmente sono radunati in una stanza senza vita a raccontare se stessi, non a raccontare i presupposti che li hanno generati, non sono più testimonianze, non sono più beni necessariamente in grado di raccontare, anche se nascono come, per usare una parola complicata, beni semiofori, cioè beni portatori di significato. Quando sono stati determinati nel tempo era chiaro quale fosse il significato che li portava a manifestarsi, li portava ad essere. Ecco, da questa sua affermazione un partito una serie di riflessioni, conoscevo molto bene la sua bibliografia, per cui per me era come incontrare, non so, Mick Jagger dei Rolling Stones, insomma. Era incontrare un beniamino, e quindi confrontarmi con lui sull'idea che la fonte della sua riflessione fosse dare la possibilità di rimettere in circolo i saperi connessi al patrimonio perché potessero diventare un presupposto di sviluppo locale, mi confortò molto, perché capii esattamente qual era il segreto della sua riflessione. Il segreto della sua riflessione mi diede la forza di cominciare a riflettere su quell'ipotesi che poi vi racconterò nel pomeriggio, ma che di fatto ci sta permettendo di dare una sostenibilità nel tempo diversa anche ai musei. Gli obiettivi di un ecomuseo, no, possiamo ridurli attorno a questi tre punti. Abbiamo detto che al centro a questo punto non è più il diciamo il
il patrimonio culturale musealizzato, ma il patrimonio in senso generale, non sono più solo i beni culturali, ma è una riflessione ben più complessa e ben più vasta, che porta in campo un concetto che non abbiamo ancora affrontato fino adesso, che è il concetto di identità. Il concetto di identità è un concetto molto complicato, come sappiamo, può portare anche a delle aberrazioni terrificanti, però è un concetto affascinante perché è comunque il concetto che ci permette di dire che andiamo a valorizzare ciò che ci rende diversi dagli altri. Certo che se usato con scarsa intelligenza o con miopia pone l'accento sulle differenze invece che porre l'accento su quello che dovrebbe essere, capire chi sei per trovare dei punti di contatto con qualcuno o con qualcosa d'altro. È nella differenza che si fa l'integrazione, non è nello sminuire le differenze, ma anzi nel cercare di trovare proprio dalle differenze dei punti di contatto. Però l'identità è, se è un concetto importante, è un concetto importante messo in relazione con ciò che ci rende diversi, che di solito è il patrimonio, no? Quindi patrimonio, memoria, identità sono assolutamente tre punti essenziali di un triangolo che non può che stare unito. Quindi parlare di territorio significa non solo parlare di patrimonio, ma significa anche parlare di identità condivisa, a partire proprio dal patrimonio culturale, che può essere evidentemente oggi materiale e immateriale, ma anche dal patrimonio ambientale. Perché dal patrimonio ambientale? Perché soprattutto nel nostro paese, come disse qualcuno, il patrimonio naturale non esiste. Cioè, ovvero sia, il patrimonio naturale, nella stragrande maggioranza dei casi, è il frutto dell'antropizzazione. E quindi, come dice la Convenzione Europea del Paesaggio, è un bene culturale in sé, perché è frutto dell'azione dell'uomo, che ha modificato sostanzialmente le dotazioni di patrimonio naturale che avevamo a disposizione nei secoli, trasformandole in qualche cosa d'altro, piegandole a qualche cosa d'altro, disboscando, impiantando nuove coltivazioni, modificando la struttura stessa del patrimonio. Abbiamo accennato ai terrazzamenti, ecco, questo è per esempio uno dei modi più tipici, oppure coltivando sistematicamente per migliaia di anni, soprattutto con la meccanizzazione delle campagne degli ultimi 50 anni, quindi con tutti i beni, cioè i benefici e sostanzialmente anche i malefici che ciò ha portato. Però di fatto la sfera ambientale è assolutamente essenziale per poi comprendere i contesti e poi per comprendere il patrimonio sotto una forma nuova, che è quella del territorio. Uno degli obiettivi altrettanto essenziali è quello di non solo di porre al centro di una comunità l'identità condivisa a partire dal patrimonio, ma anche quello di creare dei nuovi orizzonti di consapevolezza. Ma per chi? Non solo per gli operatori, ma soprattutto per i cittadini. Non dimentichiamoci la prima parte della definizione di Museo dell'ICOM, a servizio della società e per il suo sviluppo. Quindi creare consapevolezza per le proprie radici in termini di identità, a partire da ciò che ci circonda, significa riattivare ciò che ci circonda, cioè riattivare i saperi connessi a ciò che ci circonda. Quindi significa far sì che i cittadini siano agenti del patrimonio, cioè che abbiano innanzitutto un ruolo attivo, cioè che i cittadini diventino cittadini attivi. Perché si parla di cittadinanza attiva? Perché invece che essere in qualche modo passivi, essere un soggetto che in qualche modo non comunica quello che sa e quindi non comunica neanche chi è, diventa invece un soggetto in grado non solo di comunicare quello che sa, ma di condividere quello che sa in un orizzonte in cui è la cittadinanza diventa un elemento di identità e viceversa. L'identità alimenta una dinamica di cittadinanza. Ecco che cosa secondo me può portare ad una riscoperta non patetica del territorio, quindi non sulla base della nostalgia, della lagrimuccia e del ricordo, ma a partire da quello che è completamente disponibile e può ancora fare la differenza,
lavorando su ciò che è effettivamente unico, cioè su ciò che effettivamente è portatore di potenzialità nella esaltazione di un'identità che non è becera, ma di un'identità che è fertile soprattutto di confronto, che diventa lo scenario del confronto. Certo che poi in tutto questo, come si diceva prima, ci sono dei limiti. I limiti sono quelli di concentrarsi necessariamente su degli archetipi che sono forse eccessivamente va bene, che sono eccessivamente legati al passato, quindi di concentrarci non tanto sull'innovazione, no? Non tanto sul fatto che questa roba ci deve servire a fare dell'altro, ma sul fatto che questa cosa sia importante in sé, ecco, non sia uno strumento, ma ancora una volta un obiettivo, il solito errore di quando ci guardiamo troppo sui piedi. Perché poi il rischio dell'arretratezza porta poi a un ripiegamento su un passato che spesso è un passato immaginato, no? Laddove poi andiamo a costruircelo come qualcosa di ideale e che non torna più. L'altra cosa è che poi se diventa eccessivamente ripiegato sul passato e ripiegato sulle singole micro identità locali, ci si disperda, ecco, ci si disintegri polverizzando il sapere in micro nicchie in cui l'identità diventa un limite anziché un vantaggio. Non è più qualcosa che può essere messa a fattor comune. Ecco. Quello che abbiamo cercato di fare noi in questi ultimi 5 anni è quello di mettere insieme questi tre paradigmi. E quello di capire che cosa poteva venire fuori dall'ibridazione di queste tre dinamiche. Cioè, noi abbiamo un sistema museale gestito tramite una rete piuttosto coesa, che ha un'unica cabina di regia, che ha una fondazione, partecipata da tutti i soggetti che lo compongono. E adesso vedremo insieme come è stata organizzata, quando, perché e con quali dotazioni. Però se l'obiettivo non è quello, l'obiettivo di una rete museale non è quello di costruire una rete museale, ma l'obiettivo di costruire una rete museale è quello di costruire servizi più qualificati, nuovi servizi, elevare gli standard, dare qualcosa di più al cittadino, dare un orizzonte al patrimonio culturale più qualificato, interdisciplinare, sempre più vicino alla vita reale, sempre più capace di essere intercettato, dalla partecipazione. Allora abbiamo iniziato a capire come poteva essere uno strumento di sviluppo, come poteva diventare parte della dinamica economica del territorio, quindi lo sviluppo sociale, culturale sì, ma anche economico del luogo nel quale questo patrimonio insiste e per il quale non dobbiamo dimenticarci mai, scusate se alzo e mi accaloro, che vivono le persone che tramite il prelievo fiscale lo rendono possibile nel tempo. Noi non ci dobbiamo dimenticare A, che quella roba lì è nostra, B, che paghiamo noi cittadini, perché è il prelievo fiscale che rende possibile la gestione dei musei pubblici come della qualsiasi cosa attorno alla cosa pubblica. Quindi se il fatto che siano dei beni comuni e che noi ricopriamo il nostro ruolo di cittadini e di cittadinanza attiva e di consapevolezza, è il presupposto stesso che va a determinare quello di cui parliamo da qui in poi. No? Va a determinare il fatto che abbiamo il dovere di rendere utile non solo in sé, ma anche strategicamente utile per quello che è il suo valore d'uso, il patrimonio culturale per quelli che sono i legittimi proprietari del patrimonio stesso, ovvero sia per i cittadini. Ecco, questo secondo me è un modo un po' diverso di porsi. Spero che lo condividiate perché credo che sia generativo, insomma, anche di una nuova. Di una nuova etica del patrimonio. Buonasera. Ed ecco perché l'idea di avere il patrimonio all'interno di una filiera che determina un orizzonte di sviluppo è e può essere efficace se
i cittadini sono integrati in modo diretto all'interno di questa filiera e non solo come spettatori, ma anche come portatori di conoscenze. Okay? Quindi come portatori di saperi che possono essere integrati nella filiera stessa. Abbiamo prima parlato dei saper fare, abbiamo fatto qualche esempio di integrazione di filiere diverse, no? Di nuovi orizzonti di carattere distrettuale, dei quali però i detentori non sono coloro che si occupano della formalizzazione di quei saperi dal punto di vista scientifico o accademico, ma sono coloro che li utilizzano quotidianamente. Il saper fare legato alla cultura enogastronomica, per esempio, è un saper fare quotidiano, non è un saper fare di natura accademica, che poi viene accademizzato perché viene teorizzato e formalizzato, però di fatto è un sapere che viene dalla prassi, che viene da un approccio del tutto empirico, che ha però altrettanta dignità se diventa qualcosa di complesso, no? Se poi determina o è determinato dalla sedimentazione di valori nel tempo. Però perché la comunità che ne è detentrice sia consapevole del fatto che quello che fa oggi si lega a quello che facevano prima e che le testimonianze di questa storia possono stare insieme nel presente come nel passato, insomma, c'è tanto da fare e tanto da mettere in atto. Noi abbiamo cercato di mettere insieme queste tre cose, abbiamo cercato di ibridarle una nell'altra. Perché? Perché non esiste sviluppo senza partecipazione, nel titolo un po' della conferenza di oggi, a mio modesto modo di vedere, soprattutto non esiste sostenibilità senza partecipazione. Quindi, se vogliamo pensare ad una valorizzazione, ad una gestione sostenibile del nostro patrimonio, non possiamo farla senza pensare, che i cittadini ne sono i detentori, ne sono i finanziatori e di fatto sono coloro che hanno e che detengono i saper fare connessi al patrimonio del quale ci occupiamo, cioè quello storicizzato e sedimentato, che va riattivato, che va riacceso, per il quale dobbiamo essere in grado di ridare di riconsegnare a questo patrimonio una sua funzione il più possibile a partire dalla funzione che aveva in origine. E questo secondo me è un aspetto centrale di tutta la riflessione, di tutto il discorso, perché credo che il visitatore non ne possa più di vedere delle teche con lucerne tutte uguali, che non ne possa più di vedere le didascalie con il numero di inventario, okay? Perché sembrano molto e troppo spesso quegli obitori di cui parlava De Varini, in cui la didascalia è il cartellino appeso all'alluce del cadavere sostanzialmente. Quindi riattivare i saperi significa far capire che cosa, in un posto dove si produce dell'olio, che cosa bruciava all'interno di quelle lanterne. Ecco, forse potrebbe essere utile tornare un pochino anche lì, no? Cioè rimettere in circolo tutto ciò che di attivo possiamo desumere ancora oggi dal patrimonio storicizzato e per cercare di capire quanto in quel patrimonio c'è ancora del suo valore d'uso. Devo dirvi, e so che molti miei colleghi museologi arricceranno il naso rispetto a quello che sto per dirvi, però ci tengo, se volete poi ne parliamo perché ne sono molto molto convinto, ma io sono assolutamente felice di rivedere una pala d'altare che ritorna al suo posto, cioè che dalla sala 7 del museo del quale mi occupo torni alla quarta cappella di destra del luogo per il quale quell'oggetto è stato realizzato, perché rifunzionalizzo l'oggetto. Ovviamente se esistono le condizioni di conservazione, se esistono le condizioni di sicurezza, se esistono quelle precondizioni di base grazie alle quali io possa poi consegnare quell'oggetto alle generazioni future e non metterlo in pericolo, non metterlo a repentaglio, no? Quindi io sono più contento di creare le condizioni affinché quell'oggetto possa tornare nel suo contesto originario in condizione da rimanerci al sicuro,
che di averlo nella sala, anche se è un pezzo importante. Perché? Perché so che così facendo posso funzionalizzarlo quell'oggetto lì. Oppure, se non lo posso fare fisicamente, uno dei miei obiettivi deve essere quello di creare le condizioni affinché, attraverso le tecnologie di oggi, la cosa sia possibile. Ecco, questo secondo me è un modo di ragionare attorno al patrimonio rispetto al territorio che l'ha determinato e rispetto al valore d'uso degli oggetti. Io non sono un antropologo, però. Sono uno storico dell'arte, per cui sto cercando di abituarmi a vedere le cose con un punto di vista diverso, cercando di orientarmi alla riflessione sul patrimonio proprio a partire dal territorio e dai contesti, quindi cercando di arretrare il mio sapere alla fonte e cercando di decontestualizzare il mio sapere rispetto a come mi hanno abituato a contestualizzarlo, cioè all'interno di una storia che è fatta da coloro che studiano quelle cose lì, ok? Quindi da coloro che mi hanno insegnato a vedere ciò di cui mi occupo all'interno di una vicenda per fattori omologhi, ma che evidentemente è costruita in qualche modo grazie a un termine che permette di autoalimentarsi. Ecco, quello è sicuramente uno strumento straordinario, ma è uno degli strumenti che mi servono per poter conseguire un risultato di scala diversa. Perché? Perché non insegno storia dell'arte all'università, ma perché lavorando in un istituto culturale mi devo occupare di un'altra cosa. Prego. Sì, perché, sai perché? Perché io immagino che tu sia nata negli anni 80, forse nei primi 90, giusto? Io sono nato nel 71, quindi diciamo che tanti anni di lavoro, almeno nel mio caso 10 anni nell'università, ma anche tanti anni di lavoro di altri miei colleghi che hanno un punto di vista simile al mio, hanno portato effettivamente ad avere un approccio diverso. Però tendenzialmente nel nostro paese l'approccio è stato un approccio piuttosto conservatore, cioè noi necessariamente proveniamo da una cultura della tutela, non abbiamo mai avuto una direzione musei all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali, ma nell'ambito dei musei dello Stato, ti faccio un esempio, il museologo era il funzionario mediamente incaricato dal soprintendente, il soprintendente stesso, che aveva funzioni di tutela e che era consegnatario di una cultura necessaria della tutela, perché senza quella cultura il nostro patrimonio sarebbe andato disperso ancora più di quanto lo sia andato negli anni precedenti ad una legislazione come quella del 39. Quindi non veniamo da una cultura della condivisione o della valorizzazione dei contenuti o della valorizzazione dei contesti, ma veniamo da un'altra storia, cioè non siamo francesi, ok? Quindi culturalmente le nuove generazioni hanno un approccio un po' più aperto o più aperto, ma non è detto che sia così per le generazioni successive, che sono ancora un po' più ancorate ad un approccio forse un po' più autoreferenziale, un po' più endemico, un po' più endogeno al proprio punto di vista. Te lo dice uno come me che è nel direttivo di ICOM, per cui ne vediamo veramente di tutti i colori, e che abbiamo in un'associazione che è interdisciplinare e che si confronta tipicamente con tutte le associazioni invece disciplinari delle diverse discipline legate al mondo del museo, non solo delle professioni culturali. Quindi certo che finalmente esiste anche un approccio, ma è un approccio questo di cui stiamo parlando, che poi si confronta nel pratico con una serie di, diciamo, di atteggiamenti che non sono
nella vita quotidiana, nel lavoro quotidiano, sempre così aperti, ma che a volte sono un po' più restia. Le cose stanno cambiando, sicuramente stanno cambiando, meno male, e sicuramente cambieranno, se no non sarei qui se non ne fossi convinto. Cioè, sono qui essenzialmente perché ci tengo a condividere un punto di vista nella speranza che possa essere utile o che possa essere originario di un dibattito, di una riflessione. Però questo è un po' il problema di base. Allora, andando avanti, volevo condividere con voi che cosa siamo noi, così dedichiamo poi il pomeriggio, introduco il tema, così poi dedichiamo il pomeriggio a questo percorso di cambiamento e alcuni elementi pratici, alcuni esempi pratici che abbiamo costruito nel tempo e che vi diranno come abbiamo ibridato questi tre modelli, perché la partecipazione non si improvvisa, è il lato più complesso del tema. Il lavoro di concertazione poi è un lavoro di condivisione. Quando si parla di comunità, così come quando si parla di bosco, si parla di un nome collettivo, si diceva. Nella comunità ci stanno i cittadini, ci stanno le istituzioni, ma ci stanno anche le imprese, gli imprenditori, i professionisti, le associazioni, il terzo settore. Cioè, una comunità non è fatta solo di individui e non è fatta solo di persone fisiche, è anche fatta di persone giuridiche a volte, no? Quindi è qualcosa di ben più complesso, dove tutti pagano le tasse, per cui i musei sono anche dell'impresa di costruzioni Fabio Rossi, perché attraverso il prelievo fiscale anche il signor Fabio Rossi dà un contributo essenziale alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio, al di là di tutte le polemiche che si possono fare per la riduzione dei finanziamenti alla cultura, per i tagli, per il fatto che abbiamo disponibilità assolutamente inadeguate rispetto alle nostre potenzialità, alla natura dei nostri beni. Ma io non sono qui per far polemiche, sono qui per cercare di reimpostare con voi un ragionamento che non vorrei dare per scontato. Quindi, data l'attrezzatura che ci siamo costruiti stamattina, posso dire senza timore che la Fondazione Musei Senesi nasce come uno strumento top-down da un'iniziativa della provincia di Siena nel 1993. E nasce per una serie di motivi che sono quelli che abbiamo visto. Cioè, innanzitutto nasce, diciamo che c'è sempre una scintilla, e in questo caso la scintilla deriva da, come spesso accade in Italia, dalla necessità di far fronte a un adempimento amministrativo, legislativo. C'è la nuova legge sulla sicurezza, che è dei primi anni 90, e c'è l'esigenza di adeguare gli impianti, banalmente, impianti elettrici, impianti del museo, insomma, alle nuove norme sulla sicurezza. La provincia di Siena prende la palla al balzo, l'allora assessore alla cultura, il nostro presidente Gianni Resti, e il funzionario dell'ufficio cultura, Antonio De Martinis, costruiscono un progetto, utilizzando le competenze degli uffici e non solo, che possa permettere da un lato di avviare quegli interventi di adeguamento necessari, dall'altro di fare in modo che siano la precondizione per la costruzione di una strategia unica, complessiva, provinciale, sullo sviluppo del patrimonio museale e dei musei, che possa definire delle dinamiche di rete. E questo, secondo me, è stato fare di necessità virtù, no? È stato, diciamo, un motivo esogeno che poi è diventato un presupposto per la costruzione di una nuova ipotesi di gestione complessiva. Questo poi ha permesso ovviamente non solo di ristrutturare gli edifici, ma di ripensare alle collezioni, e quindi di andare a definire delle strategie che permettessero di restaurare gli oggetti conservati nel museo, oppure di ampliare le sedi museali, modificare gli allestimenti e quindi di completare le collezioni con nuovi oggetti che non avevano trovato dinamiche di musealizzazione. Vi dico anche che in questi primi anni sono stati creati tanti musei ex novo,
non solo musei legati ai beni demo-etnoantropologici, no? Quindi musei legati ai saper fare, che sono tipici degli anni 80 e 90 in Italia, soprattutto poi della fine degli 80 e dei primi 90. Ma anche musei che potevano contare su collezioni importantissime. Penso a alcuni musei archeologici che vanno dai piccoli antiquari fino a musei di dimensioni ben più ampi, che erano nati sulla scorta di campagne di scavo. Voi conoscete tutti, immagino, il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme, perché c'è la più importante collezione di canopi etruschi del mondo. Ma perché c'è la più importante collezione di canopi etruschi del mondo? Perché lì, è stata, nella, lì vicino è stata scavata la necropoli di Tolle, che ha permesso di tirar fuori, non so, 1500 tombe, e siamo ancora ben lontani da dare la parola fine a quello scavo, fortunatamente. Quindi è un museo che è nato e si è sviluppato sulla scorta dei ritrovamenti. Quindi, sono stati sistemati sì alcuni musei preesistenti, ma a quel punto sono stati inaugurati nuovi musei che venivano dall'idea di dotare, un'idea un po' fordista, diciamo, ogni comune della provincia di Siena o quasi di qualcosa che fosse degno di essere visitato, con esiti molto positivi nella stragrande maggioranza dei casi, ma anche di ricollocare in sicurezza il patrimonio che non aveva ancora trovato una collocazione effettiva. E devo dire che per fare questa operazione bisogna assolutamente dare un grande merito alla capacità di concertazione che la provincia ha avuto sia con le soprintendenze, tutte, l'archeologica, i beni storici, artistici ed etnoantropologici e i beni architettonici, che alle diocesi, perché come vi dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, molti di questi musei nascevano con una natura totalmente ibrida, che era una novità assoluta dal punto di vista giuridico e amministrativo in Italia, perché alcuni di questi musei nascevano come musei civici e diocesani insieme, oppure civici d'arte sacra insieme, ma comunque dalla collaborazione, dall'espressione di collaborazione che è stata, mi dicono, molto molto complessa e abbastanza faticosa a volte, ma che ha portato poi a risultati importanti e duraturi fra la civitas, no? E l'Ecclesia. Quindi c'è l'idea di mettere insieme all'interno di un'unica comunità due punti importanti che tendenzialmente quasi ovunque vanno per binari paralleli. Poi la concertazione anche con il Museo dell'Università, che è venuta, diciamo, con me nel 2009, ha completato un quadro che già era complesso di per sé. L'altra cosa che venne fatta in quegli anni fu la definizione di un'unica immagine coordinata, un unico marchio per tutti, ma non solo, anche un'unica linea di allestimenti, dei colori, cioè, diciamo una brand identity, una corporate identity, come si dice nell'ambito dell'impresa, che è stata effettivamente estensiva e univoca, dalla segnaletica alle brochure. Dai pannelli esplicativi all'interno dei musei al colore del legno utilizzato per gli allestimenti. Quindi qualcosa che permette ovunque all'interno del territorio provinciale di sapere che stai visitando un museo insomma, afferente al sistema dei musei senesi, ed è una cosa non da poco. Non sono dettagli, questi sono parte del contenuto molto spesso, anche dal punto di vista dell'identità collettiva. No, quindi non funzionano solo nel lato utente, ma funzionano anche sul lato di chi ci lavora e di chi a quel punto si abitua a pensare come il proprio all'insegna del tutto. E poi ha permesso di attivare nuovi servizi o di dotare tutti i musei dei servizi di base. Un piccolo bookshop c'è stato in tutti i musei. Prima non c'era, per cui non avevi la possibilità di comprare una guida, perché non c'era la guida, o se c'era la guida non c'era un punto nel quale potevi acquistarla, quindi quest'altra è una cosa che è stata fatta. Così come dotare tutti i musei di strumenti editoriali, quindi non più ognuno con la sua guida di formato diverso, di colori diversi, di dimensioni diverse e con un approccio ai contenuti completamente diverso, ma un'unica collana nella quale inserire tutte le guide e a quel punto nella quale promuovere tutte le guide insieme. Nel museo X puoi trovare anche tutte le guide degli altri musei e quindi interessarti anche agli altri, cercare di approfondirli e averli come
come sempre presenti tutti insieme all'interno di ciascun punto. Ma non solo, poi anche i quaderni sono delle monografie che noi chiamiamo quaderni. Anche poi i materiali di comunicazione, i pieghevoli, i manifesti, le locandine, tutte fatte sull'insegna dello stesso approccio. Nel 2002 l'esigenza di creare un nuovo strumento. Dal 93 circa al 2002 il sistema museale senese si è ingrandito in modo esponenziale, perché capite bene, alla luce di quello che abbiamo detto, sono proprio aumentati fisicamente e annualmente i musei, con uno sviluppo che li ha portati ad essere il 300% di quello che erano in precedenza, quindi ad aumentare enormemente, fino a diventare 35 e poi 43 dal 2009, però 35 nel 2002-2003, anzi forse qualcuno in meno, però erano più o meno una trentina, e sono un numero piuttosto considerevole, al punto da far fare una riflessione assolutamente strategica da parte dell'amministrazione provinciale, che era l'ente gestore del sistema, che era quello di dire: bene, date le dimensioni, non siamo più in grado, da un lato, di gestire tutto l'insieme attraverso gli uffici in modalità di gestione diretta, quindi tramite una gestione in economia, ma dall'altro, data la scala e data la necessità di dare un orizzonte di sviluppo al sistema, non siamo in grado di costruire una strategia di coinvolgimento del privato, e quindi che potesse essere una piattaforma effettiva di relazione tra pubblico e privato. Perché? Perché era una strategia essenzialmente pubblica, no? Finanziata con risorse pubbliche, vuoi europee o vuoi provinciali, sulla scorta delle riassegnazioni delle risorse dello Stato, o vuoi delle risorse messe dalla Fondazione Monte dei Paschi, che proprio in quegli anni andava consolidandosi, ma che sostanzialmente aveva l'obbligo di ridistribuire sul territorio ciò che veniva determinato dal territorio e non solo, quindi una percentuale degli utili che allora produceva la banca Monte dei Paschi, quindi risorse sì private, ma di una banca che è stata una banca dello Stato, quindi una banca di diritto pubblico, e che era stata recentissimamente tra virgolette privatizzata. Ecco, questo è un po' il contesto ad oggi. Vedete, c'è un grande affollamento sulla città di Siena, i musei sono moltissimi, ma anche un affollamento importante in alcuni punti nevralgici nelle città maggiori. Insomma, calcolate che nel nostro territorio i luoghi con più di 10.000 abitanti sono pochissimi. Siena ha 60.000 abitanti circa, poi c'è Colle Valdelsa, c'è Poggibonsi, e nel sud della provincia dobbiamo andare a Montepulciano. Quindi sono veramente, si contano sulle punte delle dita di una mano. Per lo più i 35 comuni del territorio sono comuni dimensioni inferiori ai 10.000 abitanti, per cui sono comuni molto molto piccoli. Poi lo vediamo insieme, perché tutta questa roba è stata georeferenziata, ma non lo era, diciamo, fino al 2009 non c'era nulla di georeferenziato, e soprattutto, era quello a cui volevo arrivare, la divisione della Fondazione Musei Senesi era sostanzialmente questa, cioè i musei erano divisi per tipologie, punto. L'ambito territoriale di riferimento era l'ambito provinciale, quindi un unico sistema delle dimensioni di una provincia in cui i musei al suo interno erano divisi come i capitoli di un libro per discipline, per argomenti. Questa è la situazione che io ho trovato quando sono arrivato lì, in cui il legame col territorio sostanzialmente non esisteva.
Per quello vi dico che poi è un processo, per me ci sono voluti 4 anni per cominciare a vedere qualche timido risultato, nonostante la peggior crisi che Siena sta attraversando dopo la peste del 1348, quindi quella appunto, quella di Boccaccio, che viveva poco distante da lì. Ecco, questa era la divisione. E questa è la struttura istituzionale, quindi una struttura istituzionale piuttosto robusta, se mi consentite, cioè con un unico fondatore e con tutti questi partecipanti istituzionali, che vuol dire tutti i comuni, la Camera di Commercio, l'Università, le due diocesi, la banca, la Fondazione MPS e ovviamente il Comune di Siena, che è il comune, diciamo, capoluogo. Si alimenta con contributi di ciascun comune, è così? Poi Quindi vi racconto anche come si alimenta, perché è un ci dai tutte queste meccanismo. Sì, vi cose? do tutti i dati dello No, sai perché? specifico. Quindi mi interessa, siccome in Puglia abbiamo i sistemi ambientali e culturali, Infatti SAC, c'era qualcun ecco, e altro. siccome poi ti volevo fare delle domande specifiche Sì. su questi paralleli, adesso mi interessava questa cosa per vedere come funziona in parallelo il sistema lì a Siena e qui come potrebbe Allora, se evolversi. volete ne parliamo subito, così poi andiamo in pausa. Io ho ancora due o tre cose da farvi vedere. La struttura di finanziamento nostra fino al 2009 è stata una struttura così composta. Ci sono costi che possono essere divisi in due grandi categorie. I costi di funzionamento della fondazione, quindi stipendi, affitti, cioè, diciamo i costi fissi che determinano i costi di struttura, e poi i costi delle attività che la fondazione svolge per conto dei musei, o i costi delle attività svolte dai musei con la fondazione, quindi diciamo più legate ai progetti. I costi di struttura si alimentano attraverso una quota annuale dei partecipanti. I comuni, per esempio, pagano in funzione di una quota di ripartizione che viene determinata dal numero di abitanti, numero di musei e tipologia dei servizi che vengono realizzati in ciascun museo. Una cosa piuttosto complicata, un modello di Excel che ti permette di avere una quota però molto democratica, se volete, che mitiga criteri rigorosamente quantitativi con criteri anche qualitativi. E poi per una parte c'è la quota, quindi quota dei comuni, quota del fondatore, quota di Camera di Commercio e quota della Banca MPS. Le quote annuali andavano a remunerare gran parte, non la totalità, questo adesso capiremo insieme che cosa sta determinando nel tempo, dei costi di mantenimento della struttura. Il resto veniva finanziato tramite bandi. Sostanzialmente i bandi della Fondazione Monte dei Paschi, bandi annuali, fondazioni bancarie sapete che ogni anno pubblicano dei bandi sui quali poi sono stati costruiti anche i vostri distretti, no? E sulla scorta di un bando regionale che si chiama il Piano Integrato della Cultura, la Regione Toscana ha questo, in base alla legge regionale vigente, finanzia un bando che dà cofinanziamenti, quindi non finanzia al 100% nel nostro caso, ma finanzia un cofinanziamento percentuale, altre fonti per la gestione di progetti culturali legati ai musei. Non solo i musei, ma ci sono 3 linee di finanziamento: musei, archivi, biblioteche, e poi c'è una linea di finanziamento sullo spettacolo. Però i costi di struttura, così come l'ho ereditata, non venivano remunerati completamente, attenzione, dalle quote annuali, ma venivano remunerati in parte dai bandi FMPS. Cioè, diciamo che per il 75%, no, per il 70% venivano remunerate le quote annuali, per il rimanente 30% venivano remunerate da un bando ad hoc, che veniva fatto a valere sul bando annuale di MPS, quindi venivano presentati due progetti, un progetto sulle attività di struttura e un progetto sulle attività a vantaggio dei musei. Quindi
Quindi c'era una parte di fisso e una parte di variabile che di anno in anno cambiava rispetto alla disponibilità della fondazione, che però andava a remunerare anche i costi fissi. Quindi in qualche modo andando a dopare l'attività di un extra che andava a determinare un'iniezione di denaro volta al funzionamento delle attività che in realtà è bene che siano finanziate attraverso qualche cosa che è garantito in modo sistematico tutti gli anni, insomma, una quota che è variabile. Questa era la strategia di finanziamento, poi vi dirò come si è evoluta nel tempo. Però in questi primi anni gli obiettivi sono stati sostanzialmente quelli del consolidamento, come era giusto che fosse. Erediti in dote un sistema molto complesso come quello che abbiamo visto prima, il compito quindi a quel punto è quello di consolidare un soggetto di diritto privato, ancorché fondato dagli enti pubblici, ma sicuramente autonomo, che garantisca a tutti una piena partecipazione alle attività, ma che ha l'obiettivo di potenziare e consolidare le cose che hai fatto fino a quel momento lì, cercando di andare ad aggiungere qualche servizio in più. Una delle cose più importanti è stata, per esempio, quello di dotare tutti i musei di un unico sistema di bigliettazione, che in modalità client-server, quindi attraverso un unico database, fosse in grado di dare lo stesso servizio ovunque. Oppure sono state attivate le prime iniziative di valorizzazione, come le prime mostre, i primi convegni, cioè sono iniziate a prendere forma delle iniziative targate Fondazione Musei Senesi, non targate Museo X o Museo Y. Quindi è stato fatto il primo sito web, un po' più strutturato, un po' più complessivo, anche se su quella logica che vi raccontavo prima, quella disciplinare e non territoriale, e ovviamente dotando i musei di un sistema di bigliettazione unico è stato costruito anche un sistema di intranet ad hoc. Si connette con gli altri beni che si trovano a Siena, che sono anche attrattori culturali o ambientali, cioè che in questa fase ritorniamo, non si connetteva niente in questa fase. Si connetteva forse meglio, se vuoi, quando il sistema era gestito direttamente dalla provincia, perché la provincia di Siena ebbe la geniale intuizione di fare sì un sistema museale, ma di fare anche il sistema bibliotecario provinciale e il sistema delle riserve naturali, oltre che il sistema dei teatri, perché la provincia di Siena ha una serie di teatrini settecenteschi e ottocenteschi bellissimi, teatri a ferro di cavallo straordinari, perfettamente conservati, ma anche in paesi di 3.000 abitanti, qui veramente una cosa piuttosto interessante. Quindi quando il sistema era gestito direttamente dalla provincia, non con risultati fantasmagorici, però questi blocchi, gli altri sistemi, avevano comunque un'unica cabina di regia. Per forza di cose dovevano in qualche modo collegarsi tra di loro. La nascita della fondazione, di fatto invece, a cui la gestione specifica e specialistica dei musei nell'ambito d'azione della Fondazione Musei Senesi. Perché? Perché probabilmente il primo compito di questi primi 5-6 anni di attività fu proprio quello di consolidare quell'investimento lì, ma anche di cercare di attrarre capitale privato, anche di cercare di definire degli standard di gestione complessivi e unitari che potessero essere tali da rendere poi possibile una seconda fase, anche un'attività di contaminazione o comunque un'attività di ibridazione, che è avvenuta con la gestione della quale vi parlerò più tardi e vi dico anche poi come, perché è piuttosto utile. Allora, io direi, se siete d'accordo, facciamo una pausa, visto che ormai è già 1:20, ci rivediamo qui a che ora? Facciamo 2:30? Però 2:30 cominciamo, 2:20, io a 2:30 comincio. Sì, no, così poi abbiamo tutto il pomeriggio per... Però vi chiedo ancora qualche minuto, perché voglio farvi vedere, perché sennò fate domande alle quali sto cercando di...
di costruire la seconda parte, per cui io riserverei alla fine, riserverei un'oretta e mezza per un confronto, però mi piacerebbe veramente presentarvi anche la seconda parte, perché ci si possa confrontare anche sullo stato di fatto oggi. Eravamo qui, ok? Avevamo considerato insieme quali sono stati gli obiettivi della prima fase della nascita della Fondazione Musei Senesi. Ci sono state poi delle domande. Vorrei magari ultimarvi il quadro e poi andiamo ad analizzare la questione alla luce anche delle vostre esigenze, di eventuali situazioni sulle quali possiamo riflettere insieme. Allora, la prima fase, come vi ho detto, corrispondeva al momento del consolidamento. Ci sono state delle innovazioni di servizio e anche la possibilità di introdurre nuovi elementi come nuovi format legati alle attività di valorizzazione più tradizionali. Però di fatto è stata un'azione di consolidamento della gestione precedente, così come era concepita. Ecco, la seconda fase è iniziata poco dopo il mio arrivo. Una brevissima nota personale. Io ero in quel momento, nel 2009, direttore del Museo del Tesoro del Duomo di Monza. Sapete che a Monza è conservata la corona ferrea, quindi la corona del Regno d'Italia, e il tesoro della regina Teodolinda, cioè il più importante corredo longobardo che si conosca, insomma un vero e proprio tesoro longobardo, attorno al quale è stato costruito un museo 40 anni fa, ma che qualche anno fa ha previsto un'attività di ampliamento. Io in questi miei anni ho elaborato una professionalità un po' particolare, nel senso che ho affinato le mie competenze nell'ambito del rilancio e delle attività di lancio o rilancio, quindi ristrutturazione oppure lancio di nuove strutture. Questa è un po' la mia caratteristica personale più rilevante dal punto di vista tecnico. E mandai un curriculum ad una selezione che facevano per il nuovo direttore generale della Fondazione Musei Senesi, ma diciamo a scappatempo, nel senso che non è che avessi alcun legame, se non il fatto che mi ero laureato lì e in qualche modo conoscevo abbastanza bene il territorio. Ma la selezione poi è una selezione che ha portato a 110 candidature circa, e questo strambo mio doppio profilo gestionale e umanistico mi ha portato in finale. La finale era prevista da bando con 3 candidati selezionati finalisti e eravamo in 6, qui c'erano anche 3 pari merito, e alla fine sono risultato vincitore e non ho ancora capito perché. La cosa però sostanziale è che il mio approccio alla gestione non è stato un approccio conservativo, mi spiego meglio. Ho cercato di utilizzare le mie competenze per andare anche a verificare che cosa non andasse, non solo per consolidare le cose che andavano, e per andare a incidere e trasformare questo istituto in qualche cosa che avesse sostenibilità nel tempo, non che fosse in grado di garantire se stesso alla luce delle condizioni ambientali che avevo ereditato. E adesso vi farò vedere quali erano, a mio modo di vedere, i punti di debolezza e che cosa è stato fatto. E di fatto comunque il primo anno di attività, il primo semestre, no, quasi un anno, di fatto il primo anno di attività l'ho impegnato nella realizzazione di un piano di rilancio strategico che cercava di coniugare le 3 cose che abbiamo visto insieme alla luce di un'attentissima analisi della struttura aziendale della Fondazione Musei Senesi. Quindi da un lato c'è stata una ristrutturazione aziendale vera e propria anche dal punto di vista degli strumenti anche di natura bilancistica, una ristrutturazione del personale, la definizione di una nuova sede, di una nuova immagine coordinata, cioè tutto quello che
bisognava fare per rendere un pochino più dinamica la struttura operativa. E poi contestualmente è stato fatto un piano di rilancio strategico anche dal punto di vista del perché la Fondazione Musei Senesi, cioè quale doveva essere, e l'abbiamo individuato poi con il Consiglio d'amministrazione, col Presidente, con il personale, oltre che con tutti gli stakeholder che avete visto in quella lista infinita, in un percorso di concertazione snervante ma molto molto utile, il futuro di questo istituto, cioè cosa dovesse essere fra 10 anni, no? Con un orizzonte di medio termine. E quindi abbiamo cercato di mettere insieme, no, la capacità tipica dei sistemi museali di trovare delle economie, ma anche di specializzare la gestione, alla capacità altrettanto tipica dei distretti di creare delle economie di territorio, di filiera e quindi degli orizzonti di sviluppo, ma anche alla capacità tipica degli ecomusei di definire delle economie di partecipazione e di favorire la nascita di industrie creative. Cioè, quindi la possibilità di ibridare degli strumenti apparentemente lontani tra di loro in un unico orizzonte operativo. Tutto questo ha portato, come vi dicevo, ad un piano di rilancio strategico che si chiama Progetto di riorganizzazione dei servizi museali senesi, che non solo è stato realizzato alla luce di una approfondita analisi di concertazione, come vi dicevo, con tutti gli enti, ma che poi è diventato un documento che ha seguito un iter approvativo formale molto molto specifico e molto preciso, che sostanzialmente ha permesso di coinvolgere attorno a questo documento non solo gli organi interni della Fondazione Musei Senesi, quindi il suo consiglio d'amministrazione, che da noi si chiama consiglio di gestione, ma anche il suo consiglio di indirizzo, che è sostanzialmente l'assemblea dei partecipanti, insomma l'assemblea dei soci, chiamiamoli così, ma anche i consessi decisionali dei partecipanti a partire dall'amministrazione provinciale con il quale il progetto è stato realizzato, che ha approvato questo progetto all'unanimità all'interno della giunta provinciale. Quindi dal punto di vista della concertazione non solo c'è stato un lavoro faticoso e molto utile negli organi della fondazione, ma anche un lavoro molto faticoso e molto utile anche con i partecipanti a partire dal fondatore, che non solo ha contribuito alla realizzazione del piano, l'ha approvato e l'ha fatto suo, ma ci ha aiutato anche nell'attività di concertazione con gli amministratori locali, perché tutti i tavoli di negoziazione per chiudere, immaginare e poi proporre questo progetto sono stati ospitati in provincia e convocati dalla provincia. Quindi siamo con un'azione di guida, di controllo e di cabina di regia assolutamente non solo determinante ma imprescindibile. Allora, questo per fare un po' i vanagloriosi, questo progetto ha vinto il progetto Cultura di gestione di Federculture nel 2011. Allora, la prima cosa che abbiamo cercato di fare, e non è una banalità, credetemi, è stato stabilire una missione e una visione concretamente condivise. Io credo molto negli strumenti del management, credo anche che siano degli strumenti, come si diceva prima, non siano un obiettivo. Non credo alla retorica del management, quindi non credo all'utilizzo sistematico di quei paradigmi se non sono estremamente funzionali e forse chiuso e indirizzati, focalizzati alla risoluzione di specifiche necessità gestionali. Però credo che alcuni di essi siano assolutamente essenziali se si vuole veramente costruire un armamentario misurabile, competitivo e concretamente strategico. Sapere chi si è e che cosa si fa e fare in modo che chi si è e cosa si fa sia a disposizione di tutti coloro che vogliono condividere quel che si ha e come si fa e cosa si fa, non è una cosa da poco.
L'articolo scopi di uno statuto non è una missione, questo ricordatevelo, perché molto spesso si dice vabbè, ma gli scopi statutari sono la missione. No, non è vero. La missione è qualcosa di ben diverso, è il tentativo di puntualizzare in un'unica frase, possibilmente di non più di due paragrafi, quello che si vuole conseguire come rispetto alla visione, cioè rispetto ai risultati che si vogliono ottenere nel medio e lungo termine. Ecco, aver puntualizzato visione e missione, quindi mission e vision, come dicono gli studiosi del mondo anglosassone, per noi è stata la precondizione poi per renderla misurabile. Quindi una fatica immensa, non è una cosa da poco. Perché un conto è utilizzare degli stratagemmi retorici per adeguarsi a una visione ed essere, diciamo, perfettamente in grado di soddisfare quello che il manuale prevede. Un conto è farlo sul serio e poi attorno a questi strumenti costruire tutto quello che è necessario per renderli attivi, no? Per renderli materia di uso quotidiano. Quindi la missione e la visione di Fondazione Musei Senesi a noi servivano per, non tanto per differenziarci rispetto al passato, ma per dare un orizzonte di medio e lungo termine a un progetto che nella sua fase iniziale aveva esaurito il suo scopo, cioè aveva esaurito il compito di consolidare il sistema museale senese e quindi doveva in qualche modo cominciare a costruire un orizzonte in linea con, non solo con le mutate condizioni complessive in termini di scenario. Quando nasce la Fondazione Musei Senesi, nasce in un momento in cui il ciclo economico è positivo, nasce in un momento in cui la banca MPS produce utili, gli utili vengono redistribuiti dalla Fondazione e quindi sostanzialmente produce benessere. Ci sono momenti in cui a Siena la Fondazione Monte dei Paschi ha erogato più di 200 milioni di euro in un anno al territorio. Stiamo parlando di risorse veramente di dimensioni impressionanti per un territorio con 250.000 abitanti, tutta la provincia di Siena. Quindi la nostra gestione, diciamo, quest'ultimo corso di gestione comincia nel 2009 e nel 2010 già deve fare i conti con una situazione estremamente diversa, con il coraggio di anticipare quel peggio che avrebbe potuto determinarsi di lì a poco, quindi avendo un atteggiamento non certo senza sconti. E questo vi consiglio, io sono una persona estremamente entusiasta e che tende a vedere il bicchiere mezzo pieno sulle questioni mie personali. Sulle questioni professionali sono estremamente prudente, per cui non solo tengo a vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma tengo anche a pensare che forse di lì a poco ci potrà essere una siccità e quindi che quel bicchiere mezzo vuoto bisognerà veramente utilizzarlo non solo al meglio, ma pensare che probabilmente non ci sarà più. Quindi immaginandomi tutto quello che è possibile fare, invece per fare in modo di trovare altra acqua. E rimane chiusa la serratura, per cui vi consiglierei, probabilmente è rimasta bloccata. Avete aperto con le chiavi? Ecco, però chi vi ha aperto con le chiavi? Lasciala magari, apri quella piccola. No. Venendo nel concreto, un secondo solo che... Sì, va bene. Venendo nel concreto, i limiti più forti che avevamo riscontrato da un'analisi molto accurata dello stato di fatto, come dicevo, della Fondazione Musei Senesi che è andata avanti dal maggio del 2009 fino grosso modo al novembre, ottobre-novembre 2009, quindi un periodo piuttosto lungo, e che è stata poi formalizzata all'interno di un documento che abbiamo chiamato due diligence. Abbiamo utilizzato per l'analisi sistematica
dello stato di fatto di Fondazione Musei Senesi, una metodologia che si utilizza di solito nel mondo del private equity, cioè che si utilizza nel mondo dell'acquisto di aziende nell'ambito finanziario. È una metodologia molto molto complessa, molto utile, perché permette di analizzare qualsiasi aspetto legato alla gestione di un'azienda, sia i suoi asset patrimoniali che le sue dotazioni strutturali, che diciamo le sue dotazioni dal punto di vista organizzativo, delle risorse umane, ma anche finanziario e poi di ordine economico, e a valutarne anche gli esiti nella sua proiezione di medio e lungo termine, quindi andando anche a capire come tutta questa roba possa evolversi in una direzione piuttosto che in un'altra. Ecco, questa complessa due diligence che ci ha richiesto tanti mesi di lavoro è stata fatta cercando di avere sempre accanto alla colonna dell'analisi una colonna nella quale potevamo evidenziare quali erano i margini di miglioramento, che è un altro esercizio piuttosto interessante e piuttosto utile. Abbiamo utilizzato un ambito del management che si chiama change management, cioè gestione del cambiamento, e uno degli strumenti che abbiamo utilizzato si chiama Matrix of Change, che è la matrice del cambiamento, che è stata elaborata dal MIT, dal Massachusetts Institute of Technology, qualche anno fa, e che è uno strumento particolarmente utile per schematizzare le dinamiche di cambiamento. Comunque, al di là dei tecnicismi sui quali, e se volete, mi posso intrattenere dopo nella parte dedicata al confronto fra voi e me e tra di noi, insomma, la cosa che volevo farvi sapere è proprio che il nuovo piano di riorganizzazione non poteva che essere preceduto da un piano di analisi e riorganizzazione aziendale dello strumento fondazionale, così come era stato concepito. È anche importante sottolineare che la Fondazione Musei Senesi, come vi dicevo prima, aveva una fonte di finanziamento che andava annuale, che andava a remunerare una parte dei costi fissi, due fonti di finanziamento, tra l'altro legate a un sistema di cofinanziamento che finanziava le attività, ma sostanzialmente la principale era quella fornita dalla Fondazione MPS. Quindi aveva un'unica vera fonte di finanziamento la Fondazione Musei Senesi, o comunque un'unica fonte di finanziamento talmente principale che andava a determinare l'80% del fabbisogno complessivo, con cifre che andavano dai 900 al 1 milione, 2 milioni e 3 all'anno, cofinanziate al 30%, a percentuali che andavano dal 25 al 30% da altre fonti. Però di questo stiamo parlando. Una delle prime cose che abbiamo cercato di fare è capire come poteva essere Fondazione Musei Senesi senza quella fonte di finanziamento, e fortunatamente l'abbiamo fatto prima che ciò avvenisse, perché l'ultimo bando pubblicato e finanziato dalla Fondazione MPS è stato proprio nel 2010, e noi questo piano l'abbiamo sostanzialmente approvato 4 mesi prima della pubblicazione dell'ultimo bando, quindi con un atteggiamento predittivo considerevole, che è stata poi la nostra vera forza. Però senza quell'analisi di carattere puramente aziendale non avremmo potuto cambiare missione, non avremmo potuto definire una nuova missione, non avremmo potuto costruire un orizzonte di medio e lungo termine, perché senza consapevolezza gestionale, amministrativa, economico-finanziaria è praticamente impossibile dare garanzia alla sostenibilità nel tempo anche dei progetti che si vanno a determinare. Non che adesso siamo completamente abbiamo assolto completamente il nostro paradigma, perché un taglio di 1.200.000 euro da un mese all'altro non è facilissimo da assorbire. Fortunatamente avevamo accumulato delle buone riserve, quindi ci eravamo attrezzati, avevamo messo del fieno in cascina per fare in modo di mitigare il contraccolpo che avremmo avuto, dal momento dell'urto al momento della ridefinizione di strategie di finanziamento,
tali, non tanto da compensare quello che avevamo a disposizione, ma da compensare, da permetterti di raggiungere un quantum utile a svolgere delle buone attività, insomma un po' di tempo ci vuole, anche perché i tempi dei bandi europei sono complessi. Se non ha mai, se sei un'istituzione che non ha mai svolto attività all'interno del mondo del finanziamento europeo, non sei accreditato presso l'Unione Europea, per cui ci vuole un po' di tempo prima che ti conoscano. È difficile presentarsi subito da capofila, ma bisogna entrare all'interno di reti che sostanzialmente Siena non aveva mai frequentato, perché si riteneva, diciamo, fortunata, e quindi non sentiva il bisogno di altre fonti di funzionamento e di finanziamento che non fossero interne. Ecco, abbiamo dovuto impostare delle nuove strategie che si consolidano non sicuramente dalla sera alla mattina. E quindi siamo sì riusciti a mantenere questo progetto attivo, funzionante, finanziato, e quindi ad evitare qualsiasi ipotesi di dissesto, ma diciamo con una strategia che ha bisogno nel tempo di continue implementazioni, e ha bisogno però nel tempo anche di nuove fonti di finanziamento, altrimenti porta a una riduzione tale della struttura che poi non è neanche sufficiente a consentire di svolgere concretamente la sua attività. Però affinché questa fondazione tornasse ad essere sostenibile e appetibile per il territorio, non solo perché era in grado di redistribuire risorse che riceveva dalla Fondazione Monte dei Paschi, ma perché fosse in grado di dare un valore aggiunto nei termini della capacità di produrre innovazione e di produrre nuove ipotesi per il futuro a servizio del territorio. Ecco, un piano di riorganizzazione anche della sua attività è diventato fondamentale. E come vi dicevo, i driver sostanzialmente sono quelli che abbiamo visto stamattina, cioè la reingegnerizzazione del progetto è stata fatta cercando di matchare quelle tre sfere sulle quali ci siamo concentrati: il sistema museale, e quindi l'idea di definire dei progetti più qualificati, ma anche in termini complessivi di territorio, lo sfondo a sviluppo, lo sviluppo economico come obiettivo, ma anche poi sociale e culturale, ma un orizzonte di sviluppo per il territorio come altro punto di riferimento imprescindibile, e il terzo tema, la partecipazione. Quindi l'idea di fare tutto questo coinvolgendo direttamente nelle attività la comunità locale. Capite bene che partendo da un progetto come quello che avete visto e arrivare a questa roba qui in così poco tempo non è stato semplice, soprattutto non è stato semplice fare quel percorso culturale che non è ancora finito, affinché tutte le amministrazioni partecipanti potessero vedere un vantaggio in questa nuova configurazione. Perché come vi dicevo, i progetti che sono eccessivamente top down producono anticorpi, perché producono reazioni, vengono vissuti come un corpo estraneo la cui utilità è evidentemente messa in discussione da chi si trova a doverli accettare, e quindi da chi in qualche modo li subisce. Avere una missione significava avere un presupposto grazie al quale poter cercare di catalizzare tutti gli attori che si volevano coinvolgere. E quindi l'idea di costruire questo manifesto, chiamiamolo così, e poi di utilizzarlo e di seguirlo in modo quasi pedissequo, sistematicamente, era anche per rendere la nostra gestione molto coerente, oltre che finalizzata. Quindi, che cosa è diventata la Fondazione Musei Senesi? Cosa vorrebbe diventare? Un'istituzione partecipativa che ha come obiettivo lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle terre di Siena tramite la valorizzazione del patrimonio culturale collettivo e del museo diffuso. Quindi capite bene che l'obiettivo, come vedete, non è il museo, l'obiettivo non è
la valorizzazione del patrimonio culturale, ma l'obiettivo è lo sviluppo culturale, sociale ed economico a base culturale di chi, di che cosa? Del territorio, attraverso la valorizzazione del patrimonio. Quindi ha proprio cambiato pelle. E non solo, qualche organo interno sicuro. Per farlo è orientata all'innovazione a tutti i livelli e al cambiamento. Quindi invece che essere un organismo statico, è un organismo che è in divenire. Tenete presente che le fondazioni per loro stessa natura sono strumenti statici, perché sono strumenti che vedono la finalizzazione di un patrimonio a un obiettivo di scopo. Rendere questo obiettivo di scopo un obiettivo mobile e non solo un obiettivo rigido, quindi un obiettivo meno rigido di quanto si possa immaginare, non è stato anche questo la cosa più semplice del mondo. Quindi potersi dire orientate l'innovazione al cambiamento e aperta, quindi aperti a tutti coloro che vogliono condividere gli scopi istituzionali, gli obiettivi strategici, significa cambiare completamente configurazione. Ve la ricordate quella slide in cui c'è la compagine strutturale della Fondazione Musei Sinesi, quindi fondatore, amministrazione provinciale, partecipanti istituzionali tutti i comuni, le due diocesi, eccetera, 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 cioè una struttura assolutamente ed esclusivamente chiusa, perché basata sugli stakeholder pubblici o privati, ma di maggior peso istituzionale del territorio. Ecco, quello di cui vi sto parlando adesso invece è un istituto che ha un DNA completamente diverso. È un istituto che, a partire dalla sua dotazione istituzionale, si apre al resto del territorio per diventare un'altra cosa. Per diventare qualcuno che di volta in volta è in grado di condividere quello che fa a partire dagli obiettivi di quello che fa. Quindi uno strumento da rigido diventa liquido, con una visione che è quella di dire visita il museo e vivi il territorio, no? Non visita il museo e diventa scienziato, non visita il museo e fai le attività educative che impari qualcosa di buono, ma il museo come centro di interpretazione permanente, partecipato e attivo per determinare non solo una nuova visione di territorio, ma la possibilità di agire sul territorio. Quindi museo come piattaforma. È un po' diverso da quello che si diceva. E quello che si diceva ha portato quasi alle estreme conseguenze. È ovvio che se uno definisce una mission e una vision deve costruire degli strumenti che lo aiutino ad arrivare fino lì, cioè o qualcosa che permetta di dare alla visione un orizzonte veramente visionario e a tendere. E poi, una volta definita la mission e la vision, abbiamo cominciato a definire degli obiettivi pratici che impattavano sia sulla nostra attività interna, ma anche, e sono quelli che condivideremo adesso, anche su quello che volevamo cambiare all'interno dei musei, ma dal punto di vista dell'approccio al patrimonio e dal punto di vista dell'approccio alle attività. Ecco, questo è il primo nodo. Da musei per pochi a musei per tutti. Musei per pochi nell'idea della sindrome dell'happy few, del gruppo dei pochi eletti contenti delle proprie capacità e contenti di sapersi pochi. Ecco, se si parte dal presupposto che un museo è a servizio della società e per il suo sviluppo, bisogna anche dare una strizzata assolutamente radicale che preveda che il museo sia una struttura aperta. Troppo spesso in Italia i musei sono stati concepiti come strutture chiuse al punto che alcuni conservatori ritenevano il pubblico un problema per lo stato di conservazione delle collezioni. Non sono pochi i casi di questo tipo, purtroppo, non sono stati, sono stati diversi nel corso degli anni. Quindi fare un lavoro culturale all'interno del museo e sul personale dei singoli musei che partecipano alla Fondazione Musei Sinesi, che nel frattempo sono diventati 43 da 35, come vi dicevo, perché
come uno dei primissimi atti è stato quello di integrare ai musei che avete visto gli 8 musei del sistema museale universitario, perché oltre ai musei archeologici, oltre ai musei storico-artistici, oltre ai musei demo-etnoantropologici, per me era necessario poter contare anche sulla museologia scientifica. Per due ordini di motivi. Il primo è che andava a completare l'offerta complessiva. Il secondo perché io professionalmente credo che ci sia tanto da imparare dalla museologia scientifica. Tantissimo. Cioè, la museologia scientifica non solo in Italia ma in Europa e nel mondo è stata quella che ci ha insegnato a lavorare su contenuti materiali. Perché? Perché aveva la necessità di decriptare informazioni molto molto complesse come quelle legate ai temi scientifici per divulgare al massimo il patrimonio scientifico. E il vero tema della museologia scientifica è che questo lavoro di decriptazione lo possono fare gli scienziati, cioè lo possono fare non quelli che hanno imparato quattro cose improvvisandosi e studiando un manuale, ma chi sostanzialmente detiene e utilizza quella complessità quotidianamente. Io parto dal presupposto che di fronte a me ho degli scienziati nelle loro materie, ho degli archeologi, degli storici dell'arte, ho dei sommelier, ho qualcuno, no, che fa della propria attività quotidiana la propria specificità anche a livello scientifico, nel senso che ha competenze scientifiche complesse. E non è sempre così scontato che in Italia questo presupposto sia assodato. La museologia scientifica quindi per noi è stato un modello di riferimento costante e continuo. La gestione partecipata è quindi il presupposto per dire non solo ci apriamo il più possibile, apriamo il nostro orizzonte il più possibile, ma creiamo le condizioni affinché ciò sia possibile. Ovvero sia, un conto è farlo da casa. No, io sto in museo e dico, beh, adesso siamo tutti bravi, siamo tutti aperti ad ogni tipo di partecipazione, un conto è stimolarla la partecipazione, un conto è connettersi al territorio, stimolarla la partecipazione, condividere i presupposti che possono portare a definire orizzonti di partecipazione. Per farlo abbiamo attivato un programma che dura da 3 anni, quest'anno è il quarto, che si chiama Restituzione, il Museo per la Comunità Locale, che per esempio finanzia 10 attività, che siano attività educative, seminariali, di incontro e di ricerca, esclusivamente dedicate al territorio e nello specifico al mondo del terzo settore, dell'associazionismo. Grazie a questa azione abbiamo potuto creare una valanga di nuovi legami con associazioni che andavano da Hauser Filo d'Argento, per cui associazioni della terza età, all'Arci piuttosto che all'associazionismo giovanile, ognuno dei quali è stato coinvolto in un'attività del museo in un percorso di coprogettazione. Con questo per farvi un esempio pratico di che cosa voleva dire per noi, di che cosa vuol dire per noi partecipazione. Quindi fare in modo di condividere il fatto che il museo può essere utile a tutti. E poi questa è un'altra questione della quale abbiamo già parlato stamattina, fare in modo che al centro dell'attività del museo non ci fosse solo il patrimonio musealizzato, ma soprattutto il visitatore, cercando di creare le condizioni perché i musei potessero diventare dei musei di fruizione più che dei musei di conservazione, quindi dei musei fatti per essere visitati. Ancora una volta, l'altro driver importantissimo era quello di dire se siamo partecipati, se al centro abbiamo il visitatore, riconosciamo il fatto che il nostro patrimonio, quello fra le 4 mura del museo, è solo una tessera che ci permette di connetterci al resto del puzzle. Perché il resto del puzzle, la foto quella grande, sta intorno al museo. E quindi fare in modo che il museo diventi un agente di interpretazione del territorio, con tutto quello che comporta questa affermazione nelle relazioni, per esempio, con gli enti di tutela.
che di solito non gradiscono particolarmente un atteggiamento proattivo in un istituto museale, per esempio sul tema del patrimonio diffuso, che non è strettamente musealizzato e che quindi in qualche modo sembra di essere di competenza specifica e a volte quasi esclusiva degli enti di tutela, che non sempre ambiscono a cooperazioni di questo tipo se non sono direttamente gestiti da questi enti. Però ci abbiamo provato, in alcuni casi ci siamo anche riusciti, è una fatica quotidiana, perché come la Carta Nazionale delle Professioni Museali prevede la figura del conservatore territoriale, quindi qualcuno che possa fare proprio di mestiere questo lavoro di connessione fra i beni musealizzati e i beni diffusi, così riteniamo che il museo debba fare nel suo insieme quando è un museo locale e quando è un piccolo museo, e quindi diventare una sorta di migliore amico, cioè diventare qualcuno dal quale andare per sapere che cosa c'è da vedere sul territorio, non solo qualcuno che si basta, che basta a se stesso e che mette a disposizione esclusivamente la sua collezione, ma che sappia restituire la sua collezione come uno strumento che permetta di interpretare quello che c'è fuori, che non è una cosa proprio facile, però che può essere sicuramente fatta e con grande soddisfazione. E questo è un altro dei concetti base su cui abbiamo lavorato. Pensare a dei musei che non fossero solo musei assistiti da una quota annuale che ne determinava, ne ha determinato per anni le attività, i costi del personale, la capacità di confrontarsi con il pubblico, ma musei che avessero o che in qualche modo raggiungessero alla luce di un percorso specifico uno status nuovo, quindi da musei economicamente assistiti a musei che diventavano una possibilità da gente di sviluppo territoriale vero e proprio nella logica del distretto. Perché? Perché una delle prime attività che abbiamo svolto è stata quella di riorganizzare anche dal punto di vista fisico le nostre attività, non più pensando allo spazio delle dimensioni di una provincia che è troppo grande per un'attività di valorizzazione territoriale, ma immaginare sulla scorta delle caratteristiche intrinseche del territorio ben 7 distretti culturali territoriali, ognuno con caratteristiche diverse l'uno dall'altro, a partire non da un'invenzione, ma degli ambiti territoriali tipici individuati per esempio dagli strumenti di programmazione regionale, che poi sono gli stessi nei quali si identifica il territorio stesso e sono per esempio gli stessi che vengono utilizzati da altri ambiti d'azione come per esempio il turismo. Tutti avete sentito parlare di Chianti, tutti avete sentito parlare di Val d'Orcia, forse qualcuno, non tutti, avete sentito parlare di Val di Chiano, Val d'Elsa, di Crete Senesi, e quindi abbiamo costruito delle dinamiche infrasistemiche andando a lavorare in ottica, come vi dicevo, interdisciplinare sulla scorta delle caratteristiche di ogni singolo territorio. Allora i musei non sono più stati divisi per temi, così come era stato fatto nella prima fase, ma sono stati divisi per territorio, e per ogni singolo territorio è stata fatta una programmazione anche economica in termini di business plan, andando a capire, addirittura con una mappa delle relazioni che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Università di Siena, come il modello operativo basato sulla rete potesse andare anche a identificare dei nuovi prodotti, dei nuovi servizi sulla base del territorio, quindi il contrario, andando poi a dare una connotazione che era quella del territorio al sistema museale, non viceversa. Il territorio del Chianti è economicamente, socialmente, storicamente radicalmente diverso rispetto alla Val d'Orcia, perché hanno avuto vocazioni economiche diverse. Allora perché non raccontare quelle vocazioni? Perché non lavorare sulle specificità? Se vuoi che il museo possa dare un contributo effettivo alla costruzione di una dinamica di distretto, innanzitutto devi farlo lavorare sulla dinamica territoriale che gli è più congeniale, che è quella che più si adatta alle collezioni che esso esprime.
e alle collezioni che esprimono anche i suoi omologhi all'interno dello stesso territorio, facendo sì che ragionino insieme, che facciano programmazione territoriale tramite tavoli territoriali permanenti e tavoli territoriali che all'inizio sono stati, diciamo, costruiti sulla scorta dei musei e delle istituzioni proprietarie dei musei, ma che mano a mano saranno sempre più aperti a innanzitutto il terzo settore, ma poi anche al mondo delle imprese. Per andare, per esempio, a determinare i driver della programmazione a monte, non a valle. Ci si riunisce, si stabilisce quelle che sono le priorità per l'anno in corso, per il prossimo triennio, e si costruiscono le attività in funzione di quelle priorità, che non sono solo le priorità del museo, ma sono le priorità del territorio nel suo insieme. Andando a fare poi un business plan ad hoc e andando a verificare se le risorse che si hanno a disposizione sono sufficienti per conseguire risultati, evitando di fare in modo che questi risultati siano condizionati da un'assistenza esterna, cioè facendo sì che questi risultati siano concretamente conseguibili con le proprie gambe e alla luce degli strumenti che sono accessibili tramite bandi pubblici o tramite il coinvolgimento, per esempio, della convenienza aziendale all'interno dell'habitat del museo. Ancora una volta, che cosa vuol dire per una nuova internazionalizzazione? Partiamo dal presupposto che siamo un territorio ad altissima densità turistica. La provincia di Siena ha al suo interno 4 siti UNESCO. Non sto parlando di la regione Toscana nel suo insieme ne ha 6, che sono Pisa, la Piazza dei Miracoli a Pisa, il centro storico di Firenze, e i 4 senesi. Centro storico di Siena, centro storico di Pienza, centro storico di San Gimignano e il sito diffuso della Val d'Orcia. Quindi immaginatevi un'unica provincia con 4 siti UNESCO e immaginatevi che la provincia è tagliata in 2 da nord a sud dalla via Francigena. Ci passano una decina di milioni di persone, di turisti all'anno in quei territori. Una cittadina di meno di 10.000 abitanti come San Gimignano ha quasi 3 milioni di turisti all'anno. Quindi altissima densità, ma scarsissima capacità di penetrazione a livello internazionale. È un paradosso, no? Straordinaria capacità reattiva rispetto alla domanda, ma incapacità di piazzare l'offerta in una dinamica internazionale, anche nei circuiti che contano. Allora cosa abbiamo iniziato a fare? Abbiamo iniziato a pensarci globali. Abbiamo iniziato, per esempio, a pensare che le nostre comunità non sono solo comunità di residenti autoctoni, ma sono comunità fatte anche di nuovi residenti, che possono essere migranti, che decidono di stabilirsi nei territori della provincia di Siena, ma possono essere anche tutto quel mondo incredibile e particolarmente complesso che è il mondo delle seconde case. Nel nostro territorio ho perso il conto, ma se vi dico qual è stata la densità di seconde case di presidenti del Consiglio o di ministri di paesi europei, beh, è impressionante. O di premi Nobel, o di registi cinematografici di Hollywood. Il Chianti Shire è venuto prima del Salento Shire, no? Adesso cosa sta succedendo? Che molti di quelli che avevano casa nel Chianti vendono in Chianti e comprano in Salento. C'è questo fenomeno che insomma qualcuno si è anche preso la briga di cominciare a studiare, ma è un fenomeno abbastanza interessante. Però il nostro territorio è stato un territorio di gran moda. Allora, dimenticarsi in un'azione di comunità delle comunità di residenti, delle nuove comunità di residenti e del potenziale di tutti coloro che hanno scelto di vivere da noi e che possono così diventare degli straordinari testimonial del nostro territorio, perché possono anche raccontare il perché, è anche un modo diverso per diventare internazionali. Poi l'altra cosa che ci ha permesso di diventarlo un po' di più è aver finalmente capito che c'erano una ventina di università americane che sceglievano di avere una sede estiva nel nostro territorio
e che nessuno si era mai preso la briga di coinvolgere. E mediamente con il Dipartimento di Storia dell'Arte o di Archeologia. Ecco, la nuova internazionalizzazione è diventare global, non significa fare pubblicità sull'Herald Tribune, significa utilizzare al meglio tutti quei circuiti di valenza internazionale già presenti sul territorio e integrarli nella propria catena del valore, a partire dalle dotazioni strutturali. E poi della logica di un nuovo approccio di un po' più aziendale, se non di impresa, della gestione, superare l'idea stessa della sponsorizzazione, cioè che poi fa braccetto con quella dell'assistenzialismo. A parte che oggi è sempre più difficile chiedere a qualcuno di darti qualcosa senza dargli nulla in cambio. A parte che fare fundraising all'americana, quindi con delle strategie di membership, con delle strategie, diciamo, di coinvolgimento diretto dei singoli a frutto di una quota annua sul modello del FAI o sul modello di Italia Nostra, da noi si è visto che sulle istituzioni museali non è così facile. Allora abbiamo cominciato a pensare a che cosa poteva fare la differenza, pensandoci in modo diverso, pensandoci anche noi come un'agenzia di prodotto o di prodotto-servizio che potesse costruire con un'azienda o con un'associazione di categoria dei progetti che davano vantaggi reciproci. Cioè, che cosa per esempio potevamo fare noi per il mondo del vino e che cosa poteva fare il vino per esempio per noi. Ci sono numerose DOCG particolarmente importanti nel nostro territorio, come il Vino Nobile del Montepulciano, il Brunello di Montalcino, il Chianti, la Vernaccia di San Gimignano, o delle DOC che si stanno strutturando come l'Orcia e come alcune altre. Abbiamo iniziato a lavorare con i consorzi in azione di co-marketing. Per esempio, abbiamo promosso una mostra che ha avuto un vantaggio importantissimo anche in termini di visitatori qualche anno fa a Montepulciano, in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile. Abbiamo individuato un'azione di comunicazione mirata che non inventava un titolo astruso per la mostra, sapete quei titoli da A, ok? Quindi da Picasso a Turner, no? Ma che fosse fortissimamente legata al territorio, quindi non mostre generiche, ma forse mostre che avessero e che abbiano sempre una connotazione forte sulla scorta delle caratteristiche del territorio. Abbiamo fatto una mostra sui macchiaioli, per cui un tema di massa, insomma, non un tema di nicchia, ma raccontando che cosa. Certi macchiaioli non hanno lavorato a Montepulciano, ma hanno lavorato in Toscana tantissimo, e il tema centrale della pittura macchiaiola era il paesaggio. Quindi abbiamo lavorato sul tema del paesaggio, che in Val d'Orcia è fortissimo, abbiamo lavorato tantissimo sul paesaggio, pensandolo anche come il paesaggio vitivinicolo, abbiamo costruito un titolo che non era astruso ma era Macchiaioli a Montepulciano, e abbiamo costruito una strategia di co-marketing con il Consorzio del Vino Nobile, facendo indossare ad ogni bottiglia un cavaliere con un dipinto della mostra. E con questa strategia di co-marketing il Consorzio del Vino Nobile si è presentato al Vinitaly, portandosi a bordo le opere della mostra ed il museo come strumento di promozione del vino, non il contrario. Poi questa strategia si è evoluta e al punto che quest'anno mi è stato chiesto dal Consorzio del Vino Nobile di accompagnarli per un tappa del loro roadshow negli Stati Uniti, a Boston, in uno dei principali hotel di Boston. C'è stata la presentazione ai tour operator e gli operatori del vino della costa occidentale degli Stati Uniti. C'erano 120 tra i maggiori operatori americani, per cui stiamo parlando del Gotha, ai quali non è stato raccontato il vino, gli è stato raccontato dopo dai 15 produttori che hanno fatto nella stanza accanto una degustazione mirata, ma
nell'evento che ha preceduto la degustazione è stato chiesto a me di raccontare il museo di Montepulciano e anche lì abbiamo fatto indossare alle bottiglie nell'altra stanza ognuna un dipinto della collezione permanente o una scultura. Beh, lì abbiamo da questo ritratto recentemente attribuito a Caravaggio, alle Robbiane, da Vasari al Margaritone d'Arezzo, quindi insomma una serie di oggetti etruschi importantissimi, cioè è una collezione di primissimo piano e la cosa ha funzionato tantissimo, per cui invece che parlare di acidità, di esposizione, di suolo, di densità, abbiamo parlato di Giuliano da San Gallo, abbiamo parlato di architettura, di saper vivere, di stile di vita, perché già il nome vino nobile di Montepulciano negli Stati Uniti è un gap. Come lo pronunci? Non è Chianti. Quindi è un vino particolarmente di qualità, ma che non puoi vendere nel suo valore assoluto, perché altrimenti entra immediatamente in concorrenza con un altro vino del nostro territorio, oppure con i vini californiani, cileni o sudafricani, che nella classifica della top 100 di Wine Spectator sono sicuramente molto più numerosi ormai degli italiani. Quindi il valore immateriale che noi abbiamo potuto assicurare da una collaborazione con il Consorzio Vino Nobile è andato ad integrare il valore del prodotto. E noi abbiamo potuto utilizzare i canali di promozione del vino per promuovere il patrimonio culturale, che finalmente si sono fusi come un'unica esperienza di territorio. Certo che anche a me il termine di esperienza mi infastidisce, come si diceva prima, però è il termine sul quale si costruiscono ormai delle dinamiche un po' più evolute rispetto a quelle che ci sono state consegnate negli anni precedenti. Quindi un'azione che nasce come azione di co-marketing e che si sta evolvendo in un'azione di partnership strutturata, sistematica e continua, fino a cambiare completamente di paradigma, perché adesso per esempio è il Consorzio del Vino Nobile che sta producendo una mostra su De Chirico che sarà a Montepulciano all'interno della loro nuova sede, la nuova sede del Consorzio, la Fortezza di Montepulciano, e per la quale stiamo collaborando, realizzando gli eventi collaterali. Cioè si è invertita completamente il rapporto di forza, o comunque il rapporto tipico. A questo punto sono loro che vanno a produrre con la Fondazione De Chirico una mostra per promuovere il prodotto, cioè in collaborazione con noi. Beh, per me è un risultato importante, perché è stato un risultato di formazione nell'ambito anche di formazione all'utilizzo del patrimonio culturale non indifferente. Devo dire, ad onor del vero, che questo è stato possibile perché lì c'è un'amministrazione comunale particolarmente preparata, sensibile e che ha saputo fare tesoro degli stimoli che sono venuti in questi 4 anni di vita insieme. E anzi, è quasi stata in grado di superarci sulla destra, creando le condizioni per un sistema quasi più evoluto di quello che eravamo in grado di presentare e sulla quale eravamo in grado di accompagnarle a livello d'area vasta. Ecco, l'unico limite che vedo in questa operazione è che il comune di Montepulciano non perda di vista il fatto che sta all'interno dell'area della Val di Chiana e che quindi il suo vantaggio non sta solo nel godere di una renta di posizione data dal nome Montepulciano, ma anche dal fatto che è vicino a Chiusi, per quello che vale Chiusi e vale moltissimo, è vicino a Chianciano Terme, è vicino a Cetona, a Sarteano, che sono centri più piccoli, anche se Sarteano è diventato famoso in questi giorni perché il governo si è radunato in preghiera per un fine settimana, ovviamente scherzo, in un ex monastero. Quindi c'è Trequanda, che è un piccolo centro di poche anime, ma importantissimo per la terracotta, e tutti insieme fanno la forza. È ovvio che c'è chi ha una visibilità in più e ha un potere di penetrazione ben più forte, ma la questione sta nel cercare di tenerli poi tutti insieme.
Allora, dal punto di vista, diciamo, aziendale, volevo condividere con voi alcuni dei driver più specifici. Abbiamo visto qual è stato il percorso di cambiamento che abbiamo cercato di mettere in atto all'interno dei musei. Adesso vi rubo ancora qualche minuto, visto che un po' di tempo ce l'abbiamo, per andare a capire che cosa di pratico abbiamo messo in atto per dare forma e spessore a quelle parolone che vi ho detto poco fa. Per riuscire, per esempio, a costruire una nuova organizzazione sulla base dei distretti, serviva costituirli fisicamente questi distretti, e dal punto di vista amministrativo e gestionale, mettere d'accordo tutti quei soggetti che compongono il sistema a riorganizzarsi sulla scorta dei distretti era un'impresa tutt'altro che semplice. Il primo passo è stato cambiare il nostro statuto. Cambiare uno statuto di una fondazione di partecipazione è un percorso che può richiedere almeno 2 anni. Noi ce ne abbiamo messi un pochino di più, ci abbiamo messo 2 anni e 2 mesi più o meno, perché lo si può fare ovviamente d'ufficio, d'imperio, ma se si parte dal presupposto che la fondazione di partecipazione deve garantire gli interessi di tutti i partecipanti, bisogna partire dal presupposto che bisogna trovare una soluzione comune. Anche perché poi i comuni devono riapprovare lo statuto nei loro consigli comunali e non approvano di certo uno statuto che non condividono. Quindi è assolutamente essenziale trovare una quadra, è assolutamente essenziale trovare concretamente un orizzonte che sia fino in fondo condiviso e comune. Quindi tutto quello che vi ho raccontato è diventato un nuovo statuto, che ha delle differenze radicali rispetto al precedente. Per esempio, sono stati costruiti dei nuovi organi consultivi. Prima gli organi consultivi erano due, erano il collegio dei direttori da un lato e dall'altro il comitato scientifico, ma nel vecchio statuto il comitato scientifico era di nomina dei partecipanti istituzionali che partecipano al consiglio di gestione, quindi al consiglio di amministrazione. Uno aspettava l'università, uno aspettava la provincia, uno aspettava la Camera di Commercio e così via. Allora, è ovvio che non poteva funzionare, soprattutto non si capiva quale fosse il ruolo del comitato scientifico rispetto agli organi dirigenti, per esempio rispetto alla direzione generale, rispetto allo staff. Se aveva un ruolo di consulente del consiglio di gestione per la realizzazione dei programmi che poi spettavano però il direttore generale, quindi con un conflitto di competenze che poi rischiava di paralizzare la gestione stessa. A quel punto cosa abbiamo fatto? Il collegio dei direttori era costituito per lo più da personale con contratti a progetto che andava in scadenza o che con la spending review non è più stato rinnovato per limiti normativi, per impossibilità da parte degli enti di farlo. Di tutti questi musei sono solo 3 che hanno la possibilità di avere dei direttori assunti a tempo indeterminato dall'ente, quindi integrati all'interno dello staff. Ci si confronta poi anche con la complessità del quadro normativo. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito 2 nuovi strumenti. Innanzitutto abbiamo modificato lo strumento dei pesi all'interno della gestione. Prima anche il consiglio di amministrazione aveva, ogni componente del consiglio di amministrazione aveva un numero dei voti proporzionale alla sua importanza nel territorio. Per cui, non so, la provincia era fondatore, aveva 3 voti, il comune di Siena ne aveva 2, la fondazione Monte dei Paschi ne aveva 2, cioè. E abbiamo fatto un grande lavoro per riuscire a far digerire che il Consiglio avesse una testa, un voto, tranne la provincia che esprime il Presidente, che ha diritto a 2 voti, ma perché è il fondatore, tutto lì. Stessa cosa abbiamo fatto diciamo, gli organi consultivi, per cui abbiamo abolito il Collegio dei Direttori, che diventava precario in sé, e abolito il Comitato Scientifico, e abbiamo costituito delle consulte territoriali, una per ogni distretto,
formate dai responsabili scientifici dei musei, dagli assessori alla cultura e dai rappresentanti delle aziende del terzo settore e della società civile. Tutti coloro che vogliono partecipare lo possono fare, però, come dicevo prima, a questo punto diventa il coordinamento del distretto, è formalizzato dallo statuto, è composto da tutti i membri del territorio che vogliono venire a lavorare con te, ma c'è una cabina di regia istituzionalizzata che è Fondazione Musei Senesi. E poi abbiamo costituito un altro strumento, sempre per rafforzare la logica dell'internazionalizzazione così come l'abbiamo concepita, che non è più un comitato scientifico tra virgolette lottizzato, ma un comitato internazionale, un advisory board come si chiama, che sarà formato dai responsabili delle altre reti museali d'Europa o del mondo con le quali vogliamo costruire delle collaborazioni strutturate, per costruire poi bandi europei, per costruire piani di collaborazione di medio e lungo termine, per costruire un sistema di alleanze. Prima gli organi erano a pagamento, ora gli organi sono totalmente gratuiti, complice anche ovviamente la normativa vigente, ma anche il fatto che abbiamo deciso di dotarci di di strumenti sostenibili in cui la partecipazione non è stimolata da un gettone, ma è stimolata dal desiderio di conseguire degli obiettivi condivisi. Ecco, quindi la semplificazione della governance, la riduzione e la finalizzazione degli organi, l'aumento delle pratiche bottom up, la riduzione dei costi e l'ottimizzazione delle risorse in funzione dei risultati, non in funzione di garantire a qualcuno un posto di lavoro, ma in funzione del fatto che il posto di lavoro è garantito dai risultati del lavoratore, che sono diventati misurabili e che poi sono incentivati da un premio di fine anno se vengono conseguiti. E se non vengono conseguiti è messa anche in discussione il rinnovo. E la definizione di coefficienti di misurabilità. Quindi abbiamo definito, sulla base della possibilità di applicare la missione, 75 indicatori, Key Performance Index, KPI, 50 quantitativi e 25 qualitativi, per verificare se effettivamente siamo partecipativi. Ma non è che lo dico io se siamo partecipativi o no, o il mio presidente o il mio consiglio, lo dicono i numeri. Bisogna avere sempre il coraggio di farsi misurare dagli altri più possibile. Per quest'anno abbiamo cominciato a costruire uno strumento, ma il nostro obiettivo, quando saremo ricchi, è farci misurare da un soggetto esterno, per esempio, che sarà un'ulteriore garanzia. Perché si possa imparare dai nostri errori, perché si possano cementare i nostri risultati, ma in modo del tutto trasparente. La nuova struttura organizzativa ha comportato la definizione di accordi strutturati, che sono passati in tutti i consigli comunali. Significa che abbiamo strutturato un accordo d'area quadro per istituzionalizzare i distretti, che poi saranno in qualche modo guidati nel prossimo futuro da queste consulte territoriali, in cui i quattro comuni del Chianti Senese hanno firmato tutti insieme un unico documento che è stato concertato tra di loro, che è stato portato nei consigli comunali dopo l'approvazione in giunta, per essere poi restituito alla Fondazione Musei Senesi. Avete presente la complessità di questa roba? Quando hai 32 comuni? E qui la politica può anche essere di grande aiuto. Come vi dicevo stamattina, molti dei nostri risultati derivano anche dal fatto, non possiamo negarlo, che i nostri sindaci sono tutti dello stesso partito. Certo, ci sono sicuramente i lati negativi della cultura monocolore, ma ci sono anche i lati largamente positivi, e vi assicuro che la qualità media dei sindaci che ho trovato su questo territorio è altissima, così come la sensibilità al patrimonio culturale, e non è una cosa da poco. Altro punto essenziale è che uno dei temi dell'accordo era il tentativo di superare un paradigma gestionale tipico. E cosa succedeva prima di questo grande
grande progetto che ogni comune autonomamente faceva gare per l'affidamento, non più che per l'affidamento, per l'acquisto di servizi tramite appalti. Quindi i servizi museali, custodia, accoglienza, servizi educativi, guardiania, venivano acquistati da ciascun comune tramite una gara d'appalto. Sapete la differenza fra appalti e concessioni? Ve la riassumo. Nell'appalto il soggetto X acquista un servizio sul mercato, di solito al prezzo più conveniente per una qualità individuata per l'output. Quindi individuando dei livelli di qualità per gli operatori, vince, compra, la gara serve a comprare il servizio al prezzo più basso possibile. Perché? Perché così è previsto dai criteri di economicità, efficacia e efficienza previsti per gli appalti pubblici. Siamo passati da questo paradigma al paradigma della concessione, in cui non è più il comune che acquista un servizio, ma il comune che concede ad un'azienda di svolgere un'attività economica, in questo caso all'interno del museo, tramite l'erogazione di una serie di servizi: biglietteria, custodia, più che custodia, biglietteria, mediazione culturale, bookshop, museum shop, a volte servizi di ristorazione. Quindi nel primo caso io acquisto quello che mi posso permettere di volta in volta, nel secondo caso creo un orizzonte con un'impresa che deve avere il vantaggio economico per svolgere quell'attività che svolge per me o presso di me, che però non può avere l'orizzonte del singolo museo in contesti che sono obiettivamente contesti minori, ma che deve poter contare su una scala, che è quella del distretto, che può avere degli impatti dal punto di vista turistico. Quindi, grazie alla firma di questi accordi d'area, siamo riusciti a costruire, udite udite, dei bandi di concessione d'area, in cui non veniva messo a gara il singolo museo, ma 6, 7, 8 musei, su magari 5 comuni. Questo è stato possibile anche utilizzando la normativa vigente. Sapete che da un paio d'anni è stata ristrutturata complessivamente la struttura dell'erogazione dei servizi per i comuni. I comuni con meno di 5.000 abitanti sono stati indirizzati verso le gestioni associate obbligatorie, ovvero sia ogni comune non può più erogare i servizi che erogava in precedenza in autonomia, ma deve condividere questi servizi con gli altri comuni della stessa area. Noi abbiamo fatto in modo che la riorganizzazione per distretti coincidesse con la riorganizzazione degli ambiti, come dicevo prima, ambiti territoriali tipici individuati per le gestioni associate, e abbiamo aiutato i comuni ad attivare gestioni associate non obbligatorie, perché quelle per la cultura non sono obbligatorie purtroppo, sui beni culturali, andando così ad individuare, nel caso delle gestioni associate informali, cioè quelle che non sono attuate attraverso la costituzione di un'unione dei comuni, quindi di un organismo terzo, dei comuni capofila che fossero poi riconosciuti dagli altri e che avessero in capo al personale interno, per esempio, la possibilità di organizzare con noi un'unica gara di concessione per tutti i musei e per tutti i servizi di tutti i musei di quell'area specifica. Capite bene che è un orizzonte totalmente diverso, perché è un orizzonte in cui i musei sono gestiti in collaborazione con un'impresa o con un'associazione temporanea di impresa che poi ha la responsabilità del distretto. E quindi ha la responsabilità di tutti i musei d'area. In questo caso, siccome sono già partite due aree, sono partite la Val d'Orcia con tre comuni e 4 musei, che fra poco diventeranno 5, perché uno dei musei della Miata si sdoppierà, e nel caso delle Crete Senesi stiamo parlando di 7 musei e 5 comuni. Nel caso della Miata Val d'Orcia, siccome erano più piccoli, è stato individuato un contributo di start-up un po' più basso, cioè ogni comune ha individuato una sorta di rimborso spese, ha individuato un contributo
che dovrebbe aiutare l'impresa a raggiungere un pareggio di bilancio, scontando il fatto che è una gestione nuova, no? E che quindi c'è bisogno di un po' di avviamento. Nel caso della Valdorcia è un po' più basso, nel caso delle Crete Senesi sono 100.000 euro all'anno. E che cosa può fare il concessionario? Si tiene i proventi della bigliettazione, si può organizzare dei servizi, si tiene i proventi del bookshop, può organizzare dei servizi di ristorazione all'interno dei musei o di degustazione dei prodotti tipici di gamma, che siano agroalimentari, che siano vitivinicoli o che siano anche delle eccellenze legate al mondo dell'artigianato locale. Non, ah, che schifo, i mercanti nel tempio, no. Si collabora sui saper fare di territorio quando sono di qualità, ovviamente. Non il vino col tappo fatto con le polverine, ma il grande sommelier che viene a raccontare i vigneti che stanno accanto al museo. Quindi con un orizzonte di valorizzazione che è territoriale, che fa parte della maglia territoriale che abbiamo assunto come punto di riferimento. E quindi, diciamo, con un approccio ben più complesso che dà anche al concessionario la possibilità di affittare degli spazi. Perché uno non si può sposare al museo se ha il desiderio di farlo? Perché uno non può affittare il museo per la sua festa di compleanno se il museo ne ha un vantaggio? Quindi cercando anche di eliminare dei falsi pudori, che sono quelli che abbiamo avuto e che molti dei nostri colleghi continuano ad avere. L'altro aspetto organizzativo rilevante è che abbiamo iniziato a concepire il distretto come il museo. Questo aspetto ha provocato delle polemiche infinite. Contro di me si è scagliata un'associazione intera che si chiama Sindea. Pietro Clemente penso mi voglia morto, perché ho sostanzialmente, adesso sto scherzando ovviamente, è una battuta, però non mi vuole tanto bene, perché sostanzialmente mi si accusa di aver costruito un paradigma artificiale. Quando prima di questa riforma, diciamo nel paradigma precedente, la Fondazione Monte dei Paschi dava risorse tali che rendevano possibile che ogni museo avesse un direttore, perché sostanzialmente lo pagavamo noi. Ma mancando le risorse è stato anche impossibile mantenere un direttore per ciascun museo. Però badate bene, così come erano concepite le relazioni economiche fra la Fondazione Musei Senesi e i partecipanti istituzionali e i musei afferenti, l'attività dei direttori e l'attività dei musei non era frutto di un'azione di programmazione e di condivisione della programmazione con la Fondazione Musei Senesi. Ognuno faceva un po' come riteneva opportuno e poi mandava a Fondazione Musei Senesi delle fatture da pagare, che non erano neanche intestate alla Fondazione Musei, ma che erano intestate al comune che aveva, con le risorse di Fondazione Musei Senesi, intrapreso una politica di incarichi. E beh, io quando sono arrivato c'erano ancora le risorse, ma ho cercato di impostare con i miei un nuovo paradigma. Abbiamo costruito delle schede di programmazione annuali e triennali, le abbiamo inviate ai musei. I musei rinviavano a noi delle schede di programmazione che dovevano condividere con le amministrazioni di riferimento, cosa che spesso non accadeva, e dalla scheda di programmazione andavamo a fare fundraising, chiedendo poi di monitorare i risultati della programmazione delle attività svolte in base ai finanziamenti che noi andavamo a trovare in modo quantitativo, per capire se funzionavano o meno. E capite bene che è un passaggio culturale molto, molto diverso e molto più complesso. A quel punto ci siamo accorti che in una nuova dinamica d'area non era così necessario che ogni museo avesse il suo direttore, era molto più importante che ci fosse un unico coordinatore d'area che diventasse in qualche modo il direttore di una sorta di metamuseo, che è la parola che piace meno a Sindea di quelle che di solito pronuncio. Prima perché i musei sono tutti nati da 10 anni, per cui non è che stiamo parlando, nel caso per esempio delle Crete Senesi, di musei così storicizzati, così consolidati da essere dei musei che hanno un radicamento col territorio così complesso. E quindi sono musei di nuovo conio che spesso non avevano già prima un legame col territorio. Secondo, perché un coordinatore territoriale permette di pensare ad un museo che è un metamuseo territoriale, cioè
i cui singoli istituti diventano sezioni di un museo ben più ampio. Quindi c'è una sezione demoetoantropologica che ha 3 sedi, una sezione storico-artistica che ne ha 2, una sezione archeologica che ne ha altre 2, in cui il direttore non è così importante che sia antropologo, storico dell'arte o archeologo. È importante che sia una figura che abbia piena consapevolezza dei contenuti dei musei, che non sia uno specialista di tutto, ma che sappia coordinare. Per cui a un direttore d'area abbiamo pensato di associare dei conservatori, come accade nei grandi musei, immaginando le Crete Senesi come un museo a cielo aperto, in cui le esistenze museali, quindi il patrimonio dei musei, dovesse necessariamente interfacciarsi con quello che c'è sul territorio in un percorso senza soluzione di continuità. A quel punto il, diciamo, direttore territoriale, il coordinatore territoriale diventava una figura con un profilo più d'ambito, più diciamo da coordinatore, che però sapesse che cos'è un bando europeo, che sapesse che cosa vuol dire coordinare delle risorse, che riuscisse ad essere simmetrico rispetto agli interessi specifici dei singoli componenti del distretto, per cercare di individuare evidentemente una linea comune e un orizzonte di crescita comune alimentato dalle consulte territoriali. Le figure dei conservatori condivise anche fra più distretti. Se io ho bisogno di un archeologo specialista, non è detto che possa lavorare nel distretto delle Crete Senesi e lavorare anche nel distretto della Mata Val d'Orcia. A quel punto, invece che avere una persona con un incarico di 10 ore a settimana e di avere un altro precario che col suo lavoro non può mettere insieme il pranzo con la cena o non si può comprare l'automobile, perché deve farne altre 3 per riuscire ad arrivare a quel 1000 euro al mese che gli permette di campare, a quel punto qualcuno che ha un mestiere, che ha un lavoro, che ha un incarico di almeno 3 anni, rinnovabile a 6, quindi con un orizzonte. Ah, mi dimenticavo di dirvi che le gare che abbiamo costruito e che abbiamo affidato sono gare di 3 anni, rinnovabili a 6, non gare con un orizzonte annuale come gli appalti di servizi che avevamo prima e che erano legati ai bandi FMPS. Quindi capite bene, una sostenibilità nel tempo che può contare su strumenti gestionali specifici, calibrati per una gestione di medio e lungo termine, e che possono basarsi concretamente non certo su un tenore, non certo sul singolo direttore geniale, straordinario, meraviglioso, ma su competenze strutturate più alte e più giovani. Scusatemi, ma su questo io sono molto netto. Io non devo garantire un 65enne che è già un lavoro a tempo pieno, purché un genio, anche se è un genio, anche se è Einstein. Io voglio garantire con un concorso pubblico un incarico ad una persona giovane che su quello costruisce il suo futuro e che di quello fa il suo mestiere, non una delle attività che dall'alto delle sue competenze si fregia di fare non a gratis ma per 35.000 euro all'anno. Allora scusami, dico solo l'ultima cosa, poi ti lascio la parola. Abbiamo quindi abolito l'idea stessa del personale di custodia. Abbiamo pensato che a caso nostro, per il caso nostro ci vogliono persone almeno laureate, che conoscono almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, e che sappiano certificare la loro conoscenza dell'inglese, e che non stiano ad aspettare qualcuno che arriva o che non arriva, ma che nella loro azione sappiano fare la programmazione che poi confluisce nella programmazione d'area, sappiano cercare i bandi che poi diventano bandi condivisi, sappiano fare attività culturale, di mediazione culturale e di sviluppo, sappiano dialogare con le associazioni del territorio, con gli alberghi, sappiano fare gli educational per promuovere l'attività del museo, sappiano fare di quella struttura non un posto da visitare, ma un posto finalizzato allo sviluppo della società nel suo insieme. Prego. La mia domanda era sulla questione dei 3 anni rinnovabili. Come si fa a creare uno senso e come far crescere qualcuno che in quel momento, in quei 3 anni rinnovabili, può conoscere bene il territorio, lo può far sviluppare,
poi eliminarlo e far ricominciare tutto da capo. Perché, scusa, eliminarlo? Nel rinnovo, io quello che non capisco, cosa significa? Cioè, che poi si sviluppa un contratto a tempo indeterminato oppure si va a creare un altro? Non è detto, dipende se esistono le condizioni. Io ho un contratto, faccio una gara per un contratto di 3 anni che può essere rinnovato perché è un contratto a tempo determinato dalla normativa vigente una sola volta, per cui lo posso rinnovare a 6 anni, ma io non posso impegnarmi per quello che ci sarà dopo di me, non posso impegnarmi per delle condizioni economiche che mutano ormai continuamente. Già l'idea di riuscire ad impegnare un'organizzazione con un contratto a 6 anni è una rivoluzione copernicana, capito? Pensiamo alla figura del conservatore, certo. Che nello stesso modo, comunque, se ho capito bene, si trattava anche sempre di rinnovare. Assolutamente sì. E poi sono dinamiche molto sperimentali. Nessuno ha mai utilizzato un modello come quello che stiamo cercando di condividere oggi pomeriggio in Italia. È la prima volta. E quindi non è che può essere preso come oro colato. Non è detto che la fondazione ci sia l'anno prossimo, perché se il quadro economico complessivo evolve in un certo senso, noi continueremo ad esistere. Se evolve in un altro, può darsi che le strutture come le nostre non saranno più in grado di mantenersi nel tempo, perché non abbiamo grandi dotazioni di patrimonio, abbiamo 300.000 euro di fondo di dotazione e un po' di riserve. Non è che abbiamo case, affitti, rendite che ci rendono autosufficienti, come altre fondazioni hanno. Quindi già l'idea di passare da un contratto a progetto a un contratto a tempo determinato, triennale, che poi diventa a 6 anni, è un orizzonte secondo me più che accettabile. Poi io non credo esista più l'idea stessa del posto fisso. Cioè, questo io credo che sia assolutamente anticiclica e insostenibile in sé. Io non ho mai avuto un contratto a tempo indeterminato, però credo di aver speso la mia vita cercando di fare il meglio nelle mie possibilità, ovviamente non il meglio in assoluto, che non esiste, però di fatto un pochino per volta questo contratto in Fondazione Musei Senesi è di 5 anni rinnovabile, scade a maggio dell'anno prossimo, ma sono io stesso che inizio a dire facciamo un altro giro o andiamo da un'altra parte. Cioè l'idea è che poi ognuno di noi sia imprenditore di se stesso, perché non siamo più negli anni 50. Quindi la cosa che a me portava particolarmente da MBA era proprio l'idea di cominciare ad avviare un quadro di programmazione per obiettivi, perché tutto quello di cui vi ho parlato funziona se poi c'è un'attività finanziata per obiettivi. Da un lato possiamo chiedere all'impresa di svolgere correttamente il suo lavoro tramite le concessioni di servizi, dall'altro la fondazione, tramite l'impresa, tramite gli operatori dei musei, deve essere in grado di costruire un orizzonte di sviluppo nel tempo. Orizzonte di sviluppo attraverso il quale puoi costruire le fonti di finanziamento che vanno a vantaggio della fondazione, ma anche e soprattutto a vantaggio dei musei. Quindi pensate per esempio che bello riuscire a costruire, come stiamo provando a fare, dei business plan d'area, dei progetti d'area che sono differenziati l'uno dall'altro, perché appunto un'area a vocazione vitivinicola ha delle esigenze diverse rispetto ad un'area con vocazione termale o termalistica, o in cui le vocazioni sono miste, non sono univoche, ma iniziano a diventare complesse e sedimentate. Definire insieme dove si va, quali sono le priorità degli investimenti e degli sviluppi, riuscire ad avere una programmazione che si allarga dai musei, per esempio alla logica MAB, quindi musei, archivi, biblioteche, avere un orizzonte comune sul patrimonio culturale, ma cominciare ad avere anche un orizzonte che includa le dotazioni turistiche, naturalistiche del tempo libero, ci porta verso un distretto in senso stretto, ma ci fa diventare degli attori importanti per lo sviluppo complessivo. Per esempio, in questi giorni la cosa non è andata molto bene, anzi è andata piuttosto male, abbiamo intercettato un bando sul turismo di Regione Toscana che ci avrebbe permesso di fare un'attività di progettazione di nuovi prodotti con gli alberghi. Quindi non solo vendere agli alberghi quello che i musei fanno, ma costruire con gli alberghi nuovi prodotti in funzione dell'attività recettiva, ma a partire dalle caratteristiche e dalle competenze degli operatori dei musei.
Purtroppo il tempo a disposizione era poco e quindi non siamo riusciti a fare un'attività di concertazione autentica come quella che ho voluto imporre ai miei colleghi, e abbiamo trovato solo 3 strutture ricettive disponibili in poco tempo su quelle 5 necessarie per la partecipazione al bando. Ci attrezzeremo l'anno prossimo, però ciò ci è servito per cominciare ad intraprendere un percorso che ci permetteva di capire quali fossero le esigenze degli albergatori, per esempio, cosa che francamente ci eravamo chiesti, ma fino a un certo punto, non con un'attività di scouting e di scandaglio sistematica e complessiva. Quello che abbiamo imparato in questa fase lo utilizzeremo se dovesse uscire un nuovo bando, però per farvi capire che cosa vuol dire. Nel frattempo abbiamo iniziato però a incentivare i nostri musei a produrre qualcosa di diverso rispetto a quello che di solito producono. E ci sono una delle nostre linee, credo abbastanza innovative, è stata la linea dei trekking culturali ambientali. Invece che proporre esclusivamente attività on-site, quindi all'interno dei musei, abbiamo lavorato nelle dinamiche d'area per far sì che venissero elaborati dei percorsi di trekking che sapessero connettere i musei al territorio, ma come offerta strutturata. Adesso stiamo lavorando, per esempio, a percorsi di cicloturismo che abbiano a che fare con i musei e forniti ed erogati dai musei. Ovvio che a quel punto il tuo interlocutore non è più solo la guida turistica, ma diventa la guida ambientale. Ovvio che quello che proponi è un percorso che ti fa andare sì da un museo all'altro, ma per poi andare a cercare quali sono i luoghi di provenienza degli oggetti che il museo conserva che sono rimasti sul territorio. Certo che facendo tutto questo incontri l'ambiente, il territorio, l'ambiente naturale, i segni dell'antropizzazione, le attività economiche. Allora perché no una fattoria didattica che mi racconti com'è la produzione del pecorino DOP o com'è la produzione dell'olio DOP? Ecco, perché tutto questo non può tenersi insieme in una logica interdisciplinare di esperienza complessiva di territorio? A queste domande abbiamo risposto di sì, abbiamo cominciato a fare delle crocette e abbiamo cominciato a lavorare con gli operatori per costruire questo tipo di offerta. Però basata su che cosa? E questo è un punto sul quale vorrei insistere un solo secondo, sulla definizione di standard di qualità. Il mio prossimo obiettivo è quello di capire quanto mi costa, ma se riuscissi a trovare le risorse per farlo, di definire uno standard ISO per la Fondazione Musei Senesi e i musei afferenti. Riuscire ad avere uno standard ISO potrebbe permettermi di certificare quella qualità che inseguo, non solo tramite la partecipazione, cioè l'assolvimento agli standard museali regionali, ma complessivamente a criteri di qualità complessiva. È molto costoso, è molto complesso, non è detto che ci si riesca, però sarebbe interessante capire come dare qualche garanzia in più a chi? Al visitatore, al cittadino. Oltre che ingrassare un po' le agenzie di consulenza, però questa diciamo è un'altra battuta, però secondo me è assolutamente importante riuscire a dare un sistema ancora più trasparente, ancora più complesso e non fermarsi sui risultati che si sono riusciti a raggiungere. Allora, queste per esempio sono tutte le partnership che abbiamo chiuso da maggio del 2009 fino ad oggi. Quando sono arrivato non ce n'era nessuna. Belle, brutte. Venerdì, non ho avuto modo di inserirla nelle slide, abbiamo chiuso un protocollo d'intesa con Touring Club Italia per attività di promozione e per lo sviluppo di orizzonti comuni che non sono solo la riduzione del biglietto d'ingresso per i soci del touring, ma per esempio la partecipazione al circuito Aperti per Voi. In questo momento c'è qualche comune in sofferenza che riesce a stento a tenere aperti i musei. Aperti per Voi è un servizio di volontariato che il Touring Club offre attraverso i suoi soci e che permette di tenere aperte le strutture che altrimenti sarebbero costrette a chiudere o di allungare gli orari di apertura se sono ridotti. Ecco, questa è una cosa che sta andando molto 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 bene. Però per dirvi,
non è che poi abbiamo tirato due righe e abbiamo fatto il totale e abbiamo detto ci fermiamo qui. L'intento è di incentivare con sempre nuove dinamiche di partnership per arrivare a qualcosa di più. L'anno scorso abbiamo chiuso una partnership con la Brown University, che è una delle 7 università dell'Ivy League americana, una delle più importanti università degli Stati Uniti e del mondo, e che da quest'anno ci manderà degli stagisti. Io sono andato l'anno scorso a fare 2 settimane di lezione come visiting professor e abbiamo stabilito un sistema di collaborazione comune, una piattaforma di collaborazione. Da quest'anno, da settembre, arriva il primo stagiaire per 3 mesi da noi e a seguire i progetti di internazionalizzazione. Quindi non solo l'Università di Siena, che è il nostro partecipante istituzionale che esprime un componente del Consiglio di amministrazione, ma l'idea di aprirsi a tutto un mondo un po' più complesso. Ecco, su questo non vorrei tediarvi, però ho cercato di portarvi anche qualcuno dei contenuti dell'accordo d'area che ci ha permesso di costruire i distretti, perché ho pensato, avendo partecipato quest'autunno ad Art Lab a Lecce, dove si parlava così tanto dei vostri distretti regionali, dei bandi per i distretti, eccetera, ho detto beh, forse se vi porto anche qualche contenuto del nostro accordo quadro d'area gli può essere utile. Di fatto io credo, come accade per i sistemi museali, che solo la formalizzazione e l'istituzionalizzazione di questo quadro, andando a definire le responsabilità di ciascun partecipante ad un orizzonte come questo, che non può essere che oggi ci sono e domani non ci sono, che oggi viene uno e domani viene un altro, che oggi facciamo bianco e domani facciamo nero, che oggi mi sono stufato e non lo faccio più, no, ecco, che permetta di dare stabilità a un orizzonte di crescita, allora forse grazie ad uno strumento che non so se è stato individuato, però non so se ci sono degli accordi strutturati che si portano in consiglio comune, però ci si sposa non perché, cioè, se no si rimane fidanzati, no? Però se uno a un certo punto dice ci sposiamo, se ci si sposa, ci si sposa, ci si sposa perché ci si vuole bene, ma ci si sposa anche attraverso la firma di un contratto, e il contratto è essenziale per fare in modo che il matrimonio duri nel tempo, oltre che l'amore. Quindi noi abbiamo cercato di definire attraverso un accordo le competenze dei diversi soggetti facenti parte del distretto al fine di rafforzare la collaborazione, definendo puntualmente le rispettive competenze. Se non ci sono degli obblighi definiti e specifici, è difficile che le cose possano andare avanti con sistematicità. Ovvio che gli articoli 3 e 4 definiscono per esempio quali sono i compiti nostri e quali sono i compiti dei comuni partecipanti. In questo caso, come vi dicevo stamattina, noi non siamo un ente gestore, siamo un ente di secondo livello, noi ci occupiamo delle attività di sistema e quindi abbiamo cercato di definire quali che sono le varie attività di sistema all'interno dell'ottica del distretto, partendo dal presupposto che non tutti i distretti hanno la stessa forma e le stesse funzioni, che in alcuni distretti si possono fare delle cose che in altri non si possono fare, ma per le caratteristiche stesse. È ovvio che non potevamo fare accordi radicalmente diversi in un posto o nell'altro, però gli accordi sono stati poi assestati rispetto alle esigenze di ogni comunità locale. Quindi, come vedete, le vedete qui, la Fondazione Musei Senesi svolgerà funzioni di guida e di coordinamento nella programmazione annuale pluriennale del personale direttivo, della ricerca scientifica, della mediazione culturale, delle attività educative, formative e di aggiornamento professionale del personale, delle mostre, delle esposizioni, cioè tutto quello che è in qualche modo programmazione delle attività culturali, ma non solo, anche della ricerca e della promozione in generale. E le vedete qui. Poi ve le vedete un po' nel dettaglio, però sono tutte quelle attività specifiche legate alla gestione specifica. Alle amministrazioni invece sono state demandate le attività meramente istituzionali, ovvero sia io non posso decidere la politica culturale del comune X,
non posso decidere la sua politica di indirizzo, io devo recepire gli indirizzi, recepire gli intendimenti dal punto di vista della politica culturale e attraverso i musei non solo tradurli in attività e in programmazione. È giusto che l'amministrazione vigili, faccia un'attività di vigilanza e di controllo sulla corretta realizzazione dei progetti e dei programmi che poi ha approvato e che io ho realizzato per lei sulla scorta, io, la Fondazione Musei, attraverso i musei afferenti, ovviamente non noi da casa, non noi dall'ufficio, ma con il pieno coinvolgimento dei musei afferenti e sulla scorta delle politiche di indirizzo e delle politiche culturali dell'amministrazione di riferimento, no? Poi svolga un'attività di vigilanza per vedere se concretamente andiamo ad attuare quello che abbiamo deciso di fare insieme. Poi ovviamente deve spettare all'amministrazione la manutenzione ordinaria e straordinaria, in qualche caso grazie ai contratti di concessione la manutenzione ordinaria è stata data al concessionario che se l'è presa a carico. L'amministrazione ovviamente straordinaria, se c'è il tetto che perde, non può che farla chi è il proprietario dell'immobile, come avviene in qualsiasi altro contratto. Così come gli adeguamenti normativi delle strutture, degli impianti o la vigilanza sul corretto funzionamento delle strutture e degli impianti stessi. La copertura dei costi delle utenze, su questo c'è stato un grandissimo dibattito. Io ritengo per esempio che se un museo storico-artistico ha degli oggetti al suo interno che richiedono delle condizioni termoigrometriche specifiche, ovvero sia che devono essere garantiti 20 gradi più o meno 2 e il 50% dell'umidità più o meno 5%, lo debba fare in virtù del contratto di deposito che ha con la soprintendenza, oppure lo debba fare in virtù del fatto che ha l'obbligo di conservare al meglio ciò che è mio, che è nostro, che è della comunità e che gli è dato gestire, e non può, credo, coinvolgere in questo un ente gestore che ha altre esigenze che sono magari impostate su anche criteri di ordine aziendale. Io non posso pensare che, siccome si spende troppo di bolletta, l'ente gestore spenga il riscaldamento per risparmiare 1.000 euro, se no non arriva alla fine del mese, e a quel punto costringermi a restauri per decine di migliaia di euro perché il dipinto su tavola si è schiantato, ecco, cosa che è successa purtroppo e che poi siamo riusciti ad arginare grazie all'aiuto dell'Opificio delle Pietre Dure. Ecco, questo tipo di questioni non possono essere, secondo me, nel contratto fra concessionario e concedente, ma devono essere in capo al concedente. Il problema qual è? Che la diminuzione dei trasferimenti dello Stato agli enti locali non rende possibile neanche questo tipo di attività, perché i tagli che gli enti locali sono costretti a svolgere anche sulle attività di tutela o di conservazione del patrimonio sono tali che è a rischio in questo momento la stessa tutela del patrimonio, la stessa conservazione da parte degli enti depositari. Però in un contratto come questo volevamo scindere il tema, che per noi era importante. Quindi, insomma, compiti legati poi anche alle questioni di ordine economico, affinché poi il singolo soggetto, il singolo comune firmatario o l'associazione di comuni potesse poi ricontrattare con l'ente gestore. Ecco, non volevamo entrare all'interno di questioni che poi, in una logica contrattuale fra comune e concessionario, potevano essere evidentemente utilizzate in un altro modo. Oltre a ciò, l'accordo poi, oltre a definire quali sono i compiti della fondazione, oltre a definire quali sono i compiti dei comuni firmatari, ha un articolo interamente dedicato alle attività d'area, quindi alle attività di distretto. Va a definire quali sono. Di fatto, nel dettaglio, le attività d'area poi sono, o i singoli progetti che si vengono a determinare sono poi normati da convenzioni operative che abbiamo siglato, quindi abbiamo definito uno strumento omnibus, poi sul il finanziamento regionale, sulla quota parte del finanziamento regionale che va a definire le attività dell'area del Chianti, faccio un esempio, abbiamo definito
strutturato un accordo d'area Chianti per la realizzazione di queste attività, che è una convenzione operativa specifica e finanziata. Il quadro d'insieme non è finanziato e quindi fa parte degli accordi d'area. Quindi, uno strumento che ci aiuti a scardinare anche quest'idea che questo tipo di atti siamo in funzione della crisi, ma in funzione di che cosa? In funzione di una gestione ordinaria che deve essere sostenibile nel tempo, che deve sopravvivere a noi stessi. La cosa più tremenda di un manager è quando mette in atto delle strategie che funzionano solo se c'è lui, o che si basano su una visione un po' tenorile della gestione, no? Devono portare lustro a chi le fa. Tutto lo sforzo di questi anni è stato invece concentrato sull'idea di dare strumenti al territorio per che lo autoregolamentassero, che permettessero di creare un quadro d'insieme in cui anche i manager potessero essere sostituiti. Perché? Perché ha un orizzonte di medio e lungo termine, non ha un orizzonte legato alla legislatura o al voto di scambio o al manager da mantenere, ma un orizzonte invece legato a qualcosa di un po' più nobile, che è la gestione del patrimonio culturale messo insieme. Allora, accanto a questo modello, per il quale vi ringrazio, volevo farvi vedere un'altra piccola cosa e poi aprire il dibattito, se vi va, che è una cosa per me molto 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 importante ed è nuova, per cui sono veramente contento di farvela vedere, perché l'ho presentata la scorsa settimana ufficialmente. No, facciamo. Vediamo se lo carica. Yes. Facciamo un piccolo passaggio, un piccolo passo indietro. Allora, tutto quello che vi ho raccontato, ovviamente, che cosa ho scritto? Org. È alla base della nostra attività anche di comunicazione, cioè i distretti sono diventati la forma di organizzazione a tutti gli effetti di Fondazione Musei Senesi. Questo è il nuovo sito, cioè nuovo, ormai è un paio d'anni. Vedete la logica social e in home page. Questi sono tutti gli eventi che vengono realizzati nei nostri musei in tempo reale e non attraverso il database degli eventi, ma sulla piattaforma Facebook. Abbiamo 7.000 contatti alla settimana sulla nostra pagina Facebook, orientativamente. Abbiamo 1.200 follower, ma abbiamo 7.000 contatti. L'importante sono i contatti, non tanti follower. Non siamo presenti solo su Facebook, ma siamo presenti su Twitter, su Pinterest, su LinkedIn, quindi lavoriamo su 4 social media. Non siamo ancora su Instagram, abbiamo preferito Pinterest perché è più adatta al fatto che la natura del nostro patrimonio si visualizza meglio in una dinamica visuale più tradizionale. Se volete, non è escluso che faremo qualcosa di più e di diverso, però per ora abbiamo definito una logica su Pinterest. E quindi il distretto significa anche questo, significa che se io vado in Amiata Valdorcia, non c'ho scritto musei della Amiata Valdorcia, c'ho scritto città e musei oppure itinerari territoriali. E se vado nelle città e i musei, prima vado in città e poi vado al museo, città per città ho la possibilità di vedere i musei che fanno parte dell'area Amiata Valdorcia. Poi posso entrare nel singolo museo, nel quale ho una digital library che mi fa vedere le foto più importanti, ma come vedete poi... Buongiorno professore. Volevo disturbare.